Sì, perché comunque Catana cioè, secondo me sta lavorando molto bene, c'è sono c'è del gruppo che è veramente forte, lo vediamo su social, quindi cioè, per me e per noi deve essere un esempio, devo dire la verità. Allora, andando sul discorso del problema costituzionale, questo è un problema tecnico, però volevo fare solo alcune riflessioni. La Costituzione, in poche parole, come è stato detto da Michele, è la carta che rappresenta le regole che determinano i rapporti fra gli enti. E le regole di diritti, ecco, che i cittadini hanno nei confronti appunto dei vari livelli istituzionali. Quindi, giustamente, come stavo dicendo, le regole dovremmo cambiare tutti assieme con larga maggioranza. La Costituzione non è un regolamento condominiale e non si riforma per il comodo di chi è il governo. Non si respinge se l'attuale governo non ci piace. Le costituzioni vanno pensate per sempre, come io, ad esempio, quella americana che nel 1789 ha avuto solo 27 emendamenti, dei quali 10 tutti assieme, e dal 92 non c'è più stata una modifica. Non dobbiamo dimenticare che dalla tutela della Costituzione dipende la vita democratica della Repubblica, cioè tutto quello che sono i nostri diritti e i nostri doveri, ecco, dipendono e sono rappresentati in questa carta importante. Io semplicemente votare no a questa riforma costituzionale basta solamente fare alcune riflessioni, pensando alla memoria. Perché in questo paese la memoria è quella che viene spesso a svanire nei nostri concittadini. Dal 2013 al 2016 sono passati 3 anni, sempre sì, è passato un secolo dagli eventi che si sono succeduti, se ascoltiamo la scatola vuota che abbiamo in casa, influisce e spinge a voler creare eventi su eventi, proprio per farci anche tante volte dimenticare che siamo partiti dal 2013, che arriva il terzo incontro all'interno di un Parlamento che già si era spartito il potere da anni, trasversale, destra, sinistra, e questo Parlamento doveva fare una cosa sola, doveva fare la riforma elettorale, perché la sentenza della Corte Costituzionale 1 del 2014 aveva decretato il concetto incostituzionale, quindi determinando l'illegittimità della struttura istituzionale parlamentare che abbiamo davanti. Non ha fatto questo, ha cambiato i governi senza che le persone potessero decidere quale governo cambiare, da Monti, Letta, Renzi, e cosa è stato fatto? Niente, sono trovato Renzi con una buona mascotte, un buon leader che può vendere molte cose, infatti ci hanno venduto il Jobart, ci hanno venduto la buona scuola, ci hanno venduto il salvavanche. Tutte le riforme che vanno a incidere sui principi costituzionali, perché si va a ledere che la difesa e la tutela dei lavoratori, si va a distruggere quella che è l'aspirazione, le prospettive dell'insegnante nella scuola, e si va a destabilizzare quello che è il diritto alla tutela del risparmio con il salvavanche. Io faccio solo una riflessione legata alla campagna, perché poi magari nel tecnico ci sarebbe tempo da approfondire. La campagna che stanno facendo, che costa tra l'altro anche diversi milioni di euro, ce la troviamo spalmata su tutti gli spazi, no? Che i cittadini in modo assolutamente libero si trovano questa campagna. Basta un sì, ci ricorda le campagne della televendita, basta un click, basta un euro. Basta una telefonata, si vede una riforma istituzionale che dovrebbe rappresentare le regole
per un'intera nazione, per la tutela dei diritti di tutti i cittadini, svendendola come si svenderebbe e come un gratta e vinci. Cioè, minimo impegno, massimo risultato, minima spesa, prodotto eccellente. Il problema è che qui non saremo insoddisfatti e rimborsati. Quindi, se si vota sì, il nostro paese avrà veramente un grave disagio. Volevo anche farvi capire quello che mi sono letto, che queste tecniche di comunicazione si avvalgono anche di studi di neurologia comportamentale. Quella serie sono tre livelli, no? Perché basta un sì, è molto semplice, no? E tutto migliora. Quindi uno per poterlo deve fare uno sforzo contro se stesso, perché uno deve comunque riflettere e ragionare, fa un lavoro su se stesso per poter votare no. Il secondo livello di condizionamento è che ci sono più motivazioni che vengono sparate davanti alla cittadinanza. Spagna, si includono i parlamentari, la politica, si accelera il processo legislativo, cioè quindi si va a gravare questo sforzo che ogni cittadino dovrebbe fare per poter decidere in modo libero, perché quello che vogliamo fare è scegliere in modo libero. La terza è la resistenza ottica, ragazzi, tutte le benzinine per gli autobus sono barnellate di basta un sì, ce lo troviamo sugli autobus a Firenze, di basta un sì, da tutte le parti, con slogan più o meno accattivanti. Ecco, e questo è denunciare, una truffa che viene venduta in maniera vergognosa, e qui non si tratta di un prodotto di vendita, qui si tratta della vita di ognuno di noi. Quindi invito tutti a riflettere e a far riflettere soprattutto le altre persone che purtroppo magari chi non ha la possibilità di capire quale attacco mediatico di cui è vittima, ecco, dobbiamo sostenere questa cosa, perché Non si può svendere un paese in questo modo vergognoso, soprattutto un paese che viene da un disagio di 20-30 anni di berlusconismo che hanno diciamo, devastato le aspirazioni di quelli che sono i giovani, no? I giovani, voglio farci vedere linee con i calciatori. Bisogna ricostruire un paese dalle basi, bisogna riprendere i cittadini per mano, purtroppo, per mano. Perché tutti quelli che hanno fatto finora hanno spinto solo volontariamente le persone ad allontanarsi, perché la politica deve essere cosa loro. E la cosa più grave è quella del Senato. Il Senato non sarà più eletto, ci saranno consiglieri regionali, signori, 15 regioni in Toscana. I consigli regionali di 15 regioni in Toscana sono del PD. Il PD con questa riforma si aggiudica il Senato. Va bene avere la sicurezza del risultato elettorale, ma metterlo addirittura in Costituzione mi sembra eccessivo. Un saluto a tutti e vi ringrazio. Grazie Gabriele Bianchi, con una parola alla voce. Grazie. Io vi ringrazio poi tutti per la presenza. E del senso che dobbiamo continuare a parlare. Come vi stava spiegando Gabriele, la campagna che sta facendo il presidente del Consiglio, nonché segretario del PD, e già questo dice tanto. Noi abbiamo un presidente del Consiglio che è anche il segretario del Partito Democratico, e quindi utilizza il suo ruolo di presidente del Consiglio per fare campagna per questo referendum, cercando di far votare sì a tutti i cittadini italiani. Sta facendo una campagna mettendo paura, ha già cominciato a dire che lo spread comincia a salire, che se non lo volete vi mangeranno, no, sarà una catastrofe. Non è vero nulla. Lo sta facendo solo per i suoi interessi. Questo soggetto è lì, è stato messo lì da Giorgio Napolitano. C'è stato un accordo quando Giorgio Napolitano ha aderito a fare il secondo mandato.
non era mai accaduto in Italia che un Presidente della Repubblica facesse il secondo mandato come Presidente della Repubblica. Lui ha creato un precedente, pure Ciampi si era rifiutato di fare il secondo mandato. E questo per la dice lunga su quali soggetti ci stanno governando e cercano di comandarci, perché un governo dovrebbe essere quello strumento che mette in atto le scelte dei cittadini, non quello che vuole comandare e dire ai cittadini quello che devono fare. E questo governo, come gli ultimi governi, Renzi ha perso il CPS, qui tranquillo, io mi auguro che non si ritrovi, mettiamo la allora, questo è che gli ultimi governi, se voi pensate, non sono stati in qualche modo decisi dal popolo italiano, ma sono stati decisi da altri. Noi abbiamo, dopo la caduta del governo Berlusconi, una serie di governi messi lì da chi? Dall'Unione Europea, perché molti è stato messo lì da Giorgio Napolitano per portare nella nostra Costituzione il pareggio di bilancio. Ci hanno messo pochissimo a cambiare la Costituzione e nessuno ci ha detto nulla. Il governo Letta uguale, era stato quella persona scelta per in qualche modo indirizzare l'Italia ancora verso l'Unione Europea. Non ha retto al colpo perché non era così scaltro ed è stato cambiato e hanno messo Matteo Renzi perché lui è un soggetto che riesce e vuole manipolare le persone. E allora gli italiani non hanno bisogno di questo, gli italiani hanno bisogno di un rappresentante del governo che realmente faccia le cose per il popolo italiano. Il disegno di legge sul reddito di cittadinanza è fermo da 2 anni in commissione e quindi quando si fanno delle cose a favore del popolo ci deve essere la volontà politica per farlo. Il reddito di cittadinanza e il PD lo sta tenendo fermo, mentre le altre leggi, come ad esempio il Jobat, la buona scuola, la legge Boccadutri, che è la legge per il finanziamento ai partiti, sono passate in tempi brevi. Noi non abbiamo bisogno di più leggi, noi abbiamo bisogno di leggi a favore dei cittadini, fate bene. Anche questa riforma, e non lo diciamo per noi, è scritta male, è inattuabile. Loro parlano di modificare il Senato in un Senato delle regioni, ma a questi nuovi senatori non gli danno il vincolo di mandato, ossia noi avremo dei nuovi senatori che non andranno a portare le istanze del Consiglio regionale da cui provengono, ma sicuramente porteranno quelle del proprio partito, che non c'entra nulla con i cittadini del territorio. Ma non solo, si è scoperto che le regioni a statuto speciale hanno un vincolo che i consiglieri non possono ricoprire ruoli alla Camera dei Deputati o al Senato e quindi sono statuti che andranno modificati. Ci sarà quindi una difficoltà per queste regioni al primo turno di avere dei senatori. Questo è quello che fanno. Sono veramente dei soggetti incapaci. Pensate che Renzi è stato nominato a fine febbraio, cioè verso le 24 febbraio. I primi di aprile deposita il testo della riforma. Passano circa 40 giorni. Allora, o è un genio, e non credo, o qualcuno gliel'aveva già scritta.
e sicuramente non loro, né lui né la vostra. Nei passaggi parlamentari hanno utilizzato, attraverso funzionari del Senato, e faccio il nome, un certo Paolo Alpinanti, che era il capo segretaria alla destra di Davosi, è stato utilizzato, è stato lui che ha dato gli strumenti regolamentari per forzare l'iter parlamentare. Pensate che Paolo Alpinanti è colui che poi è passato a Palazzo Chigi ed è quello che blocca ancora oggi la questione dei doni di Stato, e ultimamente ha avuto un ultimo regalo, è passato alla Corte, al Consiglio di Stato, che è l'organismo che dovrà discutere il mio ricorso sui doni di Stato. Allora, se voi guardate realmente come si muovono questi soggetti, capite che non ci si può fidare assolutamente di quello che vengono a raccontarci, perché ogni cosa che loro fanno non lo fanno per i cittadini, ma lo fanno per il loro tornaconto. Sono riusciti a mettere all'interno della Costituzione un altro vincolo che per noi è pericoloso, che è quello dell'Unione Europea, avendo scritto che noi siamo sottoposti, e vi leggo il pezzo perché ecco. Allora, la potestà legislativa è la modifica all'articolo 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e degli obblighi internazionali. Avete scritto Unione Europea ci vincola a non poter più uscire, ma nemmeno se l'Unione Europea dovesse crollare. Noi siamo vincolati dalla Costituzione a sottostare a quelle regole, a quelle leggi. E allora, quando è che i cittadini hanno scelto questo? Questo è un altro motivo per dire no. Ci sono migliaia di motivi, leggendo attentamente la riforma. E si potrebbe parlare per ore. Io vi dico che in 3 anni e mezzo che noi siamo entrati perché volevamo cambiare uno sistema politico. Abbiamo compreso che non ci possiamo fidare di quei politici che stanno lì da più anni, da più legislature, e continuiamo a dire che non ci possiamo fidare di Matteo Renzi, perché qui parla di essere il nuovo, di essere quello che vuole cambiare, ma vi ricordo che sono 20 anni che Matteo Renzi fa il politico, e quindi semmai la prima persona che deve andare a casa è lui. Non credo che il referendum sia la scelta con lui o contro lui. Io vorrei che i cittadini scegliessero chiaramente, leggendo il testo e andando a guardare tutto ciò che loro come basta o si affermano, che sono una serie di cazzate immense, che sono tutte frasi strumentali e slogan, ma ad andare veramente nel cuore di questa riforma, perché se è vero che toccando la seconda parte mettono a rischio i primi 12 articoli, noi proprio in forza di questo dobbiamo ribadire il nostro no e andare il 4 dicembre tutti assieme a votare no, ricordando che non esiste il quorum, e quindi anche un no in più è la nostra vittoria, ma è la vittoria degli italiani che finalmente potranno alzare la testa contro questo Stato che per anni li ha abbandonato.
Matti, grazie. Una cosa
assolutamente inaccettabile. Uno, perché è un decreto che servirebbero almeno 2 o 3 settimane di tempo. Ma la cosa veramente grave è che il governo detti i tempi al Parlamento. Cioè, i poteri devono rimanere ben separati. Il potere esecutivo fa il potere esecutivo, il calendario del potere legislativo lo fa il potere legislativo, non può essere sempre il governo. Perché se no andiamo ulteriormente non solo ad accentrare i poteri, ma lo scriviamo anche nero su bianco. Nero su bianco sulla Costituzione, capite la gravità, questa è la vera verità della cosa. Quindi non solo loro vedono questa riforma come una cosa positiva, è una cosa che velociterà i lavori, cosa che non è vera. Ma non mi dicono che però così c'è sempre più accentramento del potere sulla figura del Presidente del Consiglio o sul Consiglio dei Ministri, che però sempre lui è. E questa è la parte più grave, perché dopo neanche andando a votare si potrà cambiare la situazione. Perché? Perché l'altra cosa che c'era nella riforma costituzionale, che è per quello che c'era voluto tanto nel fatto, c'erano i famosi contrappesi democratici. Cosa vuol dire contrappeso democratico? Che sì, tu sei al potere, ma se mi accorgo che stai facendo delle cose che non vanno bene per lo Stato o bene, non rispetti le regole per fare le cose, c'era qualcuno, e non solo le opposizioni, ma anche tutta una serie di figure all'interno del Parlamento e del Governo, che potevano fermare il Premier. Questo non succede più, cioè l'unico modo per fermarlo dove abbattere fisicamente, che siamo a Renzo 2 e 4, potrà fare tutto quello che vuole finché non si va nel periodo successivo. Capite che questo è molto grave, perché l'accentramento del potere nelle mani di uno solo o di poche persone non è democratica. E credo che l'Italia l'abbiamo già vissuta, questa cosa. Io non personalmente, però è molto grave. E questa cosa, una parte loro l'hanno già fatta. Non so se voi vi ricordate lo Sblocca Italia. Lo Sblocca Italia cosa diceva? Di là di tutta una serie di cose che non andavano bene. L'altra parte molto pericolosa dello Sblocca Italia era che accentrava alcune cose che il governo poteva fare sui territori. Tipo, se per il governo un sito, un posto, il cortile di casa vostra diventa di interesse nazionale, diventa appunto SINA. Sito di interesse nazionale. Che cosa vuol dire? Che il governo può segregare tutti i documenti, può militarizzare la zona, può fare quello che vuole, anche se è il posto. E rivederci l'arte, togliendo cioè, voce ai comitati, alla situazione, alla regione, alla provincia, che forse non ci sarà più, eccetera. Quindi, in pratica, loro, anche uno, stanno già facendo questo, di accentrare il potere sul governo. Questo mette solo la pietra tombale a questo accentramento. Però, mentre con le leggi si può tornare indietro, perché i governi successivi possono abrogarle, la carta costituzionale, essere modificata, deve avere di nuovo lo stesso iter. Allora, voi immaginatevi intanto una Camera dei Deputati che sarà in mano alla maggioranza e quindi parlo di quel governo. Al Senato, il Senato non ha scadenza, non viene sciolto e poi viene eletto. Al Senato ruotano le figure, ogni volta che sono elezioni regionali, chi prima era in regione va a casa, va anche dal Senato, quindi arriva quello dopo. Quindi non ci sarà mai una forza completamente coesa che avrà il potere di dire no, adesso cambiamo la Costituzione. Perché sarà sempre un gioco di trovare un equilibrio per fare almeno qualche lavoro all'interno del Senato. Perché oggi io ho lavorato con 3 di voi, e poi dopo domani non ci siete più, e ci sono altri 2, poi dopo domani vado a casa io, dopo domani vado a casa dell'altro. E chi arriva può essere una forma politica diversa, di colore diverso, perché diventa chiuso le opzioni. Capite che questo vuol dire che il Senato non farà più nulla, pur mantenendo tutti i posti che ha adesso, tranne quei famosi 49 milioni che dice anche la ragioneria dello Stato che si andranno a risparmiare, ma tutti gli altri posti ce li avrà tutti perché la struttura rimane in piedi. Quindi il risparmio è veramente minimo rispetto a quello che però andiamo a perdere sulla democrazia. L'altra cosa di cui si parla pochissimo è la modifica dell'articolo 117, quello prima, un po' prima di quello che dice il mondo, doveva essere un po' meno, ma un po' prima. Allora, la Costituzione diceva che veniva tutelato l'ambiente, l'ecosistema e i beni culturali. Adesso non c'è più solo la tutela, c'è la valorizzazione. La valorizzazione, per noi che lavoriamo in bilancio e in bilancio, sappiamo bene che cosa vuol dire. Vuol dire che lo monetizzo.
cioè vuol dire che non è che lo vado dritto e lo vedo più bello e lo vedo più appetibile, lo vedo più risentono, no, lo vedo o lo sveglio. E capite che anche inserire questa cosa è pericolosissima, perché? Perché praticamente hanno già finito di svendere tutto quello che potevano vendere facendo casa con le privatizzazioni e sono rimasti i siti della sesto e partite top. Se noi mettiamo valorizzazione all'interno della costituzione, venderanno anche queste cose. Già adesso un po' li stanno svendendo per restaurarli, chiedono i soldi ai privati e quindi danno in uso ai privati per determinate cose. Però almeno il bene rimane pubblico. Così vuol dire che fra un po' di anni non ci troveremo più niente. Niente di nostro. E credo che davvero questo sia brutto, perché ci fa capire che la finanza non è più uno strumento operativo per la vita delle persone, ma è diventato il fine ultimo. Cioè, lo Stato che cosa fa? Cerca continuamente di fare i giochi finanziari per mantenersi in piedi. Perché vi dico questo? Perché adesso anche con la nuova finanziaria, che diciamo si chiama legge di bilancio, abbiamo visto di nuovo il problema delle clausole di salvaguardia. Le famose clausole di salvaguardia sono quelle clausole che il governo poteva mettere prima, perché la persona non può mettere più, le metteva dicendo: noi facciamo questa cosa, se facendo questa cosa non entrano abbastanza soldi, dall'anno prossimo aumenta l'IVA, dall'anno prossimo ancora aumentano le accise, dall'anno prossimo ancora le cose che potete detrarre dalla dichiarazione dei redditi non vanno più. Questa cosa che loro hanno fatto dal 2012 a oggi ha ipotecato quest'anno per 15 miliardi. 15 miliardi di dollari di salvaguardia hanno dovuto sperimentare. Cioè, cosa vuol dire? Hanno dovuto trovare 15 miliardi di legge finanziaria per non avere l'aumento dell'IVA. Nel 2019, se queste dollari di salvaguardia rimangono, l'IVA arriverà al 25,9. Questo per dire che loro hanno già ipotecato fino al 2019. Perché? Perché la finanza davanti a tutto. Prima devi fare i giochi finanziari e poi dopo arriva noi, le persone. Allora, perché è importante la Costituzione? Perché le persone devono venire prima di tutto. E l'unica cosa che ancora ci protegge dal potere politico finanziario è la Carta Costituzionale. Da lì va tutto. Se viene modificata, difficilmente si tornerà indietro, perché appunto il Senato difficilmente voterà che i consiglieri regionali non sono più senatori, per ogni motivo. C'è l'attività, c'è un certo anche prestigio a dire: ma io sono consigliere regionale, ma non sono anche senatore. Posso andare là a fare tutti i miei giochini per il mio territorio, mi becco più voti la prossima volta che vado alle elezioni regionali e tu invece stai solo in regione a fare le cose al consigliere regionale e hai il prestigio, raccogli meno voti, puoi fare meno manchetti. E poi tutto questo contatto tra parlamentari, regionali e comunali vuol dire solo che aumenta il giro di soldi che viene distribuito, purtroppo, perché ormai è tutto così, davvero è un arraffare continuo. Una raffare contigo senza guardare in faccia nessuno. E direi che dopo questo vi lascio, vi vedo già abbastanza. Grazie a tutti quanti per essere qua e finalmente a Natale. Ah, ok. Ah, ok. Vai. No, e allora per quelle persone prima di pensare di salutarmi, grazie a tutti e mi raccomando l'informazione, quello che ci servirà è la partecipazione soprattutto, perché questi veramente vogliono toglierci fuori, perché alla fine di tutto il giochino, come per i province, no? Le province hanno tolto, no, costano molto di più. I impianti tecnici di 247 scuole sono a rischio quest'anno. Le vie provinciali sì, non ci sono soldi. E quindi l'unica cosa è che non si può fare, quindi non si potrà nemmeno insegnare se non passerà a scoprire, ci può stare bene. Ciao. Thank you.
ragazzo e invito quanto dicembre, mi raccomando, io dico no. Sì, grazie per essere qua. Sto intervenendo così vi era meglio e ci guardiamo negli occhi, siamo tutti della stessa città e sono felice di essere a Carrara oggi pomeriggio per raccontare due cose, insomma, di quello che viviamo tutti i giorni all'interno delle stanze di potere, perché poi alla fine di questo si sta parlando. Mi farebbe tanto piacere che qui oggi ci fosse qualcuno dell'ANPI, non so se c'è, mi auguro di sì, o qualcuno che comunque ha a cuore quello che è stato anche il nostro passato, della nostra città, siamo medaglia d'oro alla resistenza, non dimentichiamoci mai, mi auguro che da Carrara venga fuori un risultato forte a questo referendum costituzionale. Io le cose da dire sono, ne avrei i migliori, neanche i migliori, perché man mano vado avanti, man mano frequento le case, man mano leggo, man mano mi informo, man mano vado più a fondo anch'io in tutto quello che ci sta per succedere, più mi arrabbio e più mi... E poi mi sento quasi impotente, perché mi rendo conto che noi come cittadini abbiamo strumenti di comunicazione che non sono loro, prima di tutto, perché io se faccio un passaggio questa sera, il TG1 delle 8 di sera, mi vedono che ascoltano milioni e milioni di italiani, mentre noi siamo costretti, purtroppo, per i mezzi che abbiamo a essere in rete, e qui grazie a Dio ce l'avete, e a frequentare quante più piazze possibili per dire veramente dello scempio che si sta per arrivare sulla testa. Lei mi sa prima vi ha chiesto se per caso avevate letto la riforma che questo sistema malato e corrotto ci vuole imporre. Io vi faccio una domanda. Vi chiedo se per caso qualcuno di voi ha letto la lettera del 2011 che arrivò, la famosa lettera della vice Brisce che arrivò al governo. Se non l'avete letta, perché insomma, dobbiamo fare un filo, perché non arriva nulla per caso. Il progetto viene da lontano. Viene da molto lontano, ancora prima che la lettera del 2011. Poi vi voglio fare un paio di passaggi anche qui, perché c'è che ci fosse qualcuno qui all'interno di questo incontro, qualcuno che ha a che fare con il lavoro, qualcuno che ha idea di che cosa è stato già fatto e poi giocato, e per capire cosa ancora ci saranno per fare. Nella lettera che viene inviata si dicono delle cose allucinanti, e le stanno già mettendo in pratica. Fu chiesto chiaramente di depotenziare quelli che sono le tutele e i diritti dei cittadini. Chiaramente, perché di questo si è parlato. E chiedevano in questa lettera, dicevano ci sono delle misure significative da mettere in atto. Alcune decisioni recenti di questo governo si muovono in queste direzioni, altre misure invece hanno fatto, specialmente sulla parte sociale. Tuttavia occorre far di più ed è più cruciale, muovere in questa direzione con decisione. Le sfide principali sono l'aumento della concorrenza, particolarmente nei servizi, il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e il ripensamento di sistemi regolatori e fiscali che siano più adatti a sostenere la competitività delle imprese e l'efficienza del mercato del lavoro. Competitività ed efficienza del mercato del lavoro. Poi dicevano è necessaria una complessiva, state attenti a quello che diceva questa lettera, è necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali. Questo dovrebbe applicarsi in particolare alla fornitura di servizi locali attraverso privatizzazioni su larga scala. E poi l'altra chicca, e questa è per quello che riguarda la parte del lavoro, c'è anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva. Vi rendete conto di cosa sto parlando? Permettendo accordi di livello di impresa in modo da ripagare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri modelli di negoziazione. Io vedo due frasi. In queste due frasi vuol dire
che tutto quello che è servizio pubblico, che parte dalla sanità al trasporto, alla comunicazione, tutto il servizio pubblico per la quale noi, all'istruzione, alla quale noi siamo stati portati in logica, quindi per rispettare la Costituzione, andranno tutti rivisti e messi in mano. Quindi, sanità sempre meno pubblica, sempre più privata, scuola sempre meno pubblica, sempre più privata, lavoro sempre meno pubblico, sempre più privato, in nome della concorrenza. E poi la seconda parte, i salari ritagliati, cioè vuol dire i salari non più tutelati da quelli che sono i nostri, come posso dire, contratti nazionali che conosciamo, chiunque lavora in un ambiente sa che esistono dei contratti nazionali che tutelano quel tipo di settore. Fine, basta, secondo la lettera del CIE, di Briceto, del 2011, tutto questo avrà previsto a breve, perché i salari dovranno essere ritagliati, ritagliati, aziende per aziende. E questo è stato fatto. La Fiat è uscita da quelle che sono le regole, Confindustria, eccetera, eccetera. Quando più Fiat può fare qualcosa di fare un referendum interno. Allora, lo stesso Monti, che non ha cominciato il contesto poi della Costituzione adesso, l'ha cominciato a fare volte nel 2012, quando nel luglio, pieno luglio, pieno caldo, quando gli italiani erano al mare, di notte, zitto zitto, andava a mettere in Costituzione l'articolo 41, che è quello che ci dice che non possiamo sforare il cosiddetto pareggio di bilancio. Vuol dire che noi come paese siamo legati mani e piedi e non possiamo investire da dove serve. Quindi siamo già stati fatti tutti i prigionieri nel 2011 di notte nel mese di luglio. Ma allo stesso modo, non dimentichiamoci mai da dove andiamo con queste riforme di oggi. Lo stesso Monti candidamente confessava che tutta la loro manovra serviva solamente per distruggere la domanda. Ma voi dite, ma cosa vuol dire tutto questo? Cosa c'entra con la Costituzione Renzi, il taglio dei senatori che è bello, il taglio dei corsi che è bello? C'entra che c'è un progetto. Oggi come oggi l'Europa si avvale di quelli che sono mercati che producevano e producono lontani, mercati dell'est, Sud America, mercati dove il costo della manodopera non costa nulla, dove tu puoi stravolgere un ecosistema intanto non rischi la regola che non te lo permettono di fare, dove c'è uno sfruttamento totale di tutte le cose, sfruttamento che non è possibile perché abbiamo una Costituzione che deve garantire rispetto, diritti, tutela del paesaggio, tutela della salute, tutela di tutto quanto, del lavoro. Allora noi dobbiamo capire che il progetto Moneta e Rome fa sì che i paesi di quei terrani diventino la Cina dell'Europa. Ecco perché Monti diceva dobbiamo distruggere la domanda interna, vuol dire che gli italiani devono avere i salari sempre più compressi in nome di cosa? Dell'austerità, in nome dell'austerità, in nome che dobbiamo stringere tutti la cinghia, fringiamo quelli che sono i bisogni interni per poter produrre e mettere fuori. Renzi sta rivedendo la sua campagna elettorale, non dice basta un sì, basta un no, perché fa finta di andare alla Merkel con la sua bella baldanza, in effetti non c'è il cattivo in mano, e alla Merkel non vuole dire sto portando avanti un interessante progetto per quei paesi del nord Europa. Questo ci chiede di fare, in nome di cosa? Dello sfruttamento dei paesi che hanno ancora, grazie al cielo, una Costituzione che li tutela. E questo a grandi linee il progetto, ma lo dicono loro stessi, non lo dice la campagna, non lo dice la Chiesa, lo dicono i fatti. E allora che cosa dobbiamo fare? C'è di qua che viene fuori con una letterina nel 2013, nel marzo, nel maggio del 2013, dice, signori e signori, sapete come c'è questa grande crisi globale, questa grande crisi, questa competizione globale, dobbiamo fare qualcosa. E per poter stare dietro a questa grande crisi del 2008, abbiamo visto la crisi di Israele, in America, c'è chi si è ammazzata, lavori persi, forse lavoro persi, dobbiamo fare una cosa, dobbiamo cambiare le costituzioni. Perché? Perché specialmente quella italiana è purtroppo legata a quelli che sono i bisogni delle persone, perché troppo socialiste e troppo antifasciste, dobbiamo portare all'interno una legge moderna e strong e smart. E abbiamo ancora troppo poca gente che si dice. Ecco questo, semplicemente. E quindi questo è stato fatto precisamente come bravi sulla rete di Italia, non è detto da nessuno, da Renzi, non è detto da nessuno.
e non andare avanti al progetto. Io stessa mi sono trovata in aula al Senato, trovata in autorità della sua postazione, scelta di scadere un giorno che senza seconda autorità non siccome lei poco prima ha citato qualche cosa che non conosco, ma lo fa capire, mi fa capire che cos'è questo stranissimo nuovo ordine mondiale, che anche oggi lei ha citato, perché questo è il progetto, il nuovo ordine mondiale, non dimentichiamoci, nuovo ordine mondiale, cosa vuol dire? Vuol dire che dovremmo stare, secondo la mente malata di qualcuno, tutti soggetti ai poteri che non sono i poteri dettati dalle persone, sono i poteri finanziari mondiali in ambito mondiale. Le multinazionali quando vengono in Italia e guardate che chi lavora all'Italia, chi lavora all'esercito, non si può mai dire, chi lavora alla Lanciard, chi lavora alla McDonald, chi lavora in queste aziende multinazionali vengono da fuori, vengono queste persone che lavorano assunte come i contratti, ricattatori al 100%. Queste ragazze e questi ragazzi giovani vengono sbattuti fuori appena vedono che non sono più produttivi, non visti come persone, ma secondo me non importante. Qualcuno poi ha pensato bene nel 2012 mi fai la legge delle leggi, perché dicono che il bicameralismo la mette al capo, ma che caso vuole che con il bicameralismo la Corte è riuscita a fare in 20 giorni una legge suicida per le persone, che è la legge Cornetto, che ha fatto sì che le persone non possono più andare in pensione se non quando muoiono, fino a quando è forza per lavorare, a 67 anni sono fatto questa legge in pensione. Loro saltano poi con l'arte. Cioè cosa ti hanno fatto? Prima ti hanno tolto il diritto, poi dicono noi siamo bravi perché ti facciamo andare in pensione se tu mi firmi un contratto con una banca, perché di questo si sta parlando come un prestito in banca. E fanno anche la parte del buono, ma vi rendete conto? Ci pigliano per il culo e poi ci dicono che sono in buono. È un mio diritto avere in pensione con l'età giusta. Non mi stai facendo un favore. È un mio diritto. Allora se tu 20 giorni mi fai una legge da prendere e buttarmi lì da una torre, io come popolo devo reagire e non mi posso neanche permettere di sentire quello che ho sentito l'altra sera a quando c'è stato un incontro tra il sì e no, un senatore di nostra, Luca Giovanni Andrisi, che prima commissione io lo adoro perché è una meraviglia, e un altro parlamentare, il senatore del PD, si chiama Marcucci, che è Tascano, giocava in casa sua e non a Marco, quando sento dire che questa riforma del Senato è stata fatta per velocizzare le leggi. Ma guardate che la Costituzione non fa le leggi. La Costituzione non dice nemmeno come vanno fatte le leggi. La Costituzione è un fiume che dà un indirizzo, è una direzione. La Costituzione è un'aspirazione. Chi fece la Costituzione veniva da un periodo di guerra, da un periodo di sofferenze, quello di fatto. Le persone che fecero parte di questa assemblea costituente erano stati messi dal popolo, e lo dico tutte le volte, non erano state messi dalle banche, non erano state messi dalle massonerie, non erano state messi dalle lobby, erano state messi dalle persone. Ma siccome le persone, e chi in quel momento doveva scrivere una traccia di una democrazia che doveva nascere, che arrivava da un ventennio fascista, fecero le cose che servivano veramente, fecero con coscienza, le fecero con responsabilità. La Costituzione è moderna per questo, perché porta dentro di sé i valori della persona. E le leggi poi sono quelle che vanno fatte in quelle condizioni lì. Già ora non le stanno facendo. Noi non facciamo altro che discutere leggi che sono state dette poi dalla Corte Costituzionale e incostituzionali. Guardate caso, la legge della Corriere, le famose leggi, la perequazione delle pensioni. Le pensioni sono state tagliate per degli anni, no? Per il fermo blocco di tutto. Non si poteva dare più alle persone a seconda di quello che era l'andamento del corso della vita. Il peccato che la Corte Costituzionale, che per adesso non c'è, ha detto no, non si può fare questa cosa. E allora che cosa hanno fatto questo governo di Lorenzo? Non ha fatto altro che dare un contentino a chi deve avere le pensioni prima e non dare quello che doveva dare. Quindi sono i costituzionali. E continuano a essere rispettati come cittadini. Cioè ora lo stanno facendo con la Costituzione che c'è in vigore. Allora, quando io devo sconvolgere in una sola legislatura 47 articoli della Costituzione, e da quando esiste oggi nella legislatura precedente ne avevano sconvolti solamente 43 cambiati, capite che non è un piccolo progetto, c'è un grande progetto che c'è dietro.
dentro. E il senso solamente toglie la possibilità ai cittadini, potere civico, è già stato detto, ci tolgono il voto e dicono che pensi. Ma che pensi? Ah, un'altra cosa che volevo dire a capo. Io la passione di quel dibattito, chiaramente che ognuno aveva portato il suo, ma tu c'era proprio il suo PD, era a casa sua, c'era il sindaco, ci stavano fatti i suoi assessori, PALS, non lo so. Sta di fatto che queste persone, quando quei signori dicevano certe cose, li battevano le mani. E li guardavano. Li guardavano perché i cittadini che battono le mani. All'essere, nell'essere consapevoli che non potranno più uccidere sulla democrazia della prima mano scende. Io me li guardavo e dicevo, ma vi rendete conto a che cosa state battendo le mani? Si sente male. E allora parte tutto da un principio sano, il principio della libertà, quello che il canale abbiamo a cuore. Per questo vorrei che qua dentro ci fosse qualcuno dell'altro, perché magari anziano si ricorda di quello che sono state le battaglie, sono state fatte anche qua, quello sui morti. E allora se il principio deve essere la libertà, e se questi sono ripresi avendo un buon padrone che mi fa stare bene, saranno bene, saranno felici. Il problema è tutto lì. Vorrei essere un servo felice, magari che trattando questa è una persona libera, magari che pivola, magari che c'è una sua persona, ma comunque consapevole di essere libero. E tutto qua il discorso, parte da questo. Noi siamo persone che non hanno solamente letto lo stravolgimento che vuole mettere in atto Verdini, la Bosnia, in Napolità, Rezzi, Draghi, la gente di ma abbiamo capito che qui c'è messo qualcosa di molto grande. La nostra libertà di poterci esprimere, torniamo nel ventennio, perché io non voglio avere un capo di governo buono che mi fa stare bene, io voglio essere una cittadina libera, perché i valori sono quelli che io devo preservare, i valori che sono presi nella Costituzione. Addirittura, come una volta mi trovo a dire nell'articolo 2, c'è una cosa meravigliosa, fateci caso perché sono state veramente illuminate queste persone. Quando dice la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e non dice quali sono. Se non dice quali sono questi diritti inviolabili, vuol dire che ci sono i valori che vanno al di là della Repubblica, che non serve nemmeno a citare. Questi valori sono i valori di responsabilità reciproca, sono i valori della tutela dell'ambiente, sono i valori della tutela della salute delle persone, per voler accrescere insieme culturalmente una cultura, un'istruzione, avere attività a tutti, sono i valori del lavoro, del potersi esprimere attraverso il nostro lavoro, attraverso la nostra capacità di produrre qualsiasi cosa. Non bisogna essere di medici, di informatici, non bisogna essere per forza di decidere. Io mi posso organizzare magari perché so suonare bene una chitarra, ma che bello, perché quello che io faccio, se lo faccio col cuore, quanto di bene fa, non deve essere sempre un bene materiale, spesso volentieri sarebbe forse più un bene spirituale. E per questo, in nome di questo, c'è gente che si è fatta ammazzare. E oggi mi trovo a fianco per Dio, mi trovo fatto carico. Un senatore che abbiamo avuto il piacere di mandare in mano alla magistratura un paio di mesi fa, il signor Carini, un dottore di Ndrangheta, mafia, abbiamo persone come Azzolini, Azzolini è stato salvato dal PD, Azzolini con la magistratura di culo che gli sta facendo le luci, che è un odore di marcia da tutte le parti con le distrazioni, con questi magistrati che hanno le mani legate perché al Senato c'è l'autodichia. Al Senato non si può prendere un senatore, perché prima deve passare dal Senato di senatore si può fare anche la carica. Se posso dare in mano la persona alla magistratura oppure no, è una cittadella che si autoprotegge. E allora si sono azzoniti. Tutti, qualcuno ha detto no, non si può mandare in mano alla magistratura. Ma sapete perché no? Perché si sono azzoniti che purtroppo Elisa deve vedere spesso con i tempi, perché il presidente della sua commissione, che era la commissione era a bilancio, per un po' un attimino, e il presidente della commissione bilancio che vive dove passano tutti i soldi da 15 anni. Se il signor Zolini tira sul coperchio, che secondo lui qualcuno ci rimane fuori o dentro, e l'hanno salvato. E allora noi siamo cittadini veramente che viviamo con all'interno della nostra. Io c'è un fegato, tutti ci ammaliamo, siamo esauriti, ci vediamo, ci vediamo che state in te. Abbiamo io, ma questo siamo in aula tutti per felici all'aria. Ma noi vediamo male, perché ci siamo resi conto di che cosa vuoi dire. Ma guardatevi questa piantina, ma guardatevelo. Ma questa piantina con tutte queste regioni rosse, queste regioni rosse sono quelle dove qui. Hai in mano il boccino, ho detto anche l'altro giorno, mi piace, ma a mano
conosci. Vuol dire che per il PD, quando i famosi quattro senatori e un sindaco, questo poi in proporzione in Toscana saranno quattro le persone che verranno a Roma, eventualmente 300 senatori, decideranno che ci va del PD, ci concederanno che ci va dell'altra volta, perché tra loro si metteranno insieme, d'accordo, e quale sindaco va? Perché il sindaco non chiede la Commissione in Toscana o nelle altre regioni, il sindaco è da sempre il consigliere regionale delle regioni. E allora, secondo voi, quanta gente ci andrà dal Movimento 5 Stelle al Senato, eventualmente al Senato nuovo? Eppure abbiamo iniziato il movimento che ha preso più voti nella scorsa tornata elettorale. Quanti ci saremo noi, cittadini, in mezzo a questi 100 smart senatori non pluralisti e tutelati da quelle che sono le loro garanzie? Non ci andrà nessuno, ci andranno due, per forse per fare quattro, ma forse anche te. E allora, se io non mi provo nessun cittadino del Movimento 5 Stelle, mettiamo per assurdo che ci fosse già, vediamo un po', facciamo un po' di futuro, un Parlamento dove il Movimento 5 Stelle è il primo partito, magari per questo proprio premio di maggioranza, che Renzi adesso vuole cambiare le leggi elettorali, perché ha capito che il giochino non è questo, che andava bene fino a quando ha fatto le elezioni europee, guardate lì, quando aveva 40%. Allora, noi saremo lì, faremo le buone leggi per quelli che sono i cittadini che progressano. Poi deve passare il Senato. E secondo voi, se il Senato c'è lì, quante leggi ci faranno passare? Sarà tutto bloccato. Tutto bloccato. Un paese bloccato. E allora loro pensavano di fare il Senato. Ci pigliamo il Parlamento, ci pigliamo il Senato, ci facciamo gli affari loro. Ma se non sono neanche gli affari loro, sono gli affari che stanno inventando i poteri finanziari economici, le famose economie, le economie della BCE. Questo vogliono fare, né brutto né meno, questo è il discorso. E allora noi dobbiamo un attimino veramente sentirci partigiani dentro, partigiani di parte, sì? Come non di parte, dalla parte del cittadino, dalla parte dei diritti, dalla parte di chi giustamente deve potersi esprimere. Io non ci voglio tornare in magistratura e non ci andremo, ma io farò di tutto, chiunque di voi dovrà fare di tutto. E poi se volete possiamo anche dare il tavolo, Diego, tutti i numeri, tutte le varie tavole che ci possiamo trovare dentro a questa schifezza di come mai vedo soltanto il senso. Vi voglio leggere una frase bellissima di Carla Treve. Una frase che però ci deve tutti responsabilizzare, perché noi qui ci conosciamo quasi tutti oggi. Noi dobbiamo uscire da questa stanza stasera con un intento preciso. L'intento preciso che noi ci dobbiamo dare è quello di non lasciare nulla di intentato, di fare tutto quello che è il nostro potere per salvare il nostro futuro, la nostra libertà, non perché c'è chi è il nostro futuro, per quello che invece le nostre costituzioni, non una costituzione per chi ci fu all'epoca, ma una costituzione per chi verrà, per chi è venuto poi. E allora Carlo Andrei ci dà uno schiaffo e ci sveglia tutti, no? Perché all'epoca c'era di nuovo il rischio magari della guerra, oggi abbiamo di nuovo il rischio della dittatura. E scrive: la colpa non è di chi prevede il possibile, è una prossima nuova guerra. Leggete guerra come dittatura, no? La colpa è di chi, ho detto, questo annuncio non compie un altro, non leva una protesta, non dà un voto per impedire che la previsione sia presa, anche nel silenzio, nella passività, nell'astensione, nella stolta voglia dei sedicenti intellettuali che si credono al di sopra della rischia, si preparano queste catastrofi. Se domani la guerra verrà, e io traduco, se domani intervieremo in contatto autoritario, ciascuno di noi l'avrà preparata. Non potremo nascondere la nostra innocenza dietro l'ombra dei dittatori. Quando c'è la libertà, tutti sono responsabili e nessuno è innocente. Facciamo tesoro di quanto ci ha dato Carlo Andrei e da domani ancora un sforzo più adatto. Grazie, mi sentite anche così? Tanto no.
ringrazio di avermi invitato a questo evento, questa città fantastica, e poi dobbiamo sempre visitare quando sono in queste zone. È stato detto molto. Io perché il 4 dicembre voterò no? Perché ho letto la riforma e l'ho fatta leggere a dei costituzionalisti, mi ha detto guarda, devo rileggere la mia 200 volte perché ti dirò cosa vuol dire. E alla fine mi dicendo da diverse volte forse qualcosa ho capito, quindi mi dirò con voi le grandi necessità che ne erano dalla lettura della riforma costituzionale. Poi voterò no anche perché non mi fido delle persone che vogliono fare questa riforma costituzionale. Io non mi fido di Matteo Renzi, non mi fido della JP Morgan, non mi fido di Verdini, non mi fido di quel mondo della finanza che vuole mettere in discussione le istituzioni più alte della nostra società civile, come per esempio le pubbliche, che sicuramente andrebbero riformate nel senso più democratico, ma non andrebbero mai sradicate e smantellate per dare spazio esclusivamente, per esempio, al mercato, che non può occupare tutte le sfere della nostra esistenza. Allora, oggi con voi condivido le motivazioni che mi spingono a dire perché questa riforma è disonesta, illecita e reversiva. Disonesta, illecita e reversiva. La prima è che ho maturato questa convinzione ascoltando, per esempio, Cosimato, i gusti esponenti del no, per esempio, anche lo stesso Nino Di Matteo, che è un mafio, si è dato del no. Poi sono andato a rileggermi la Costituzione, mi sono preso l'esame di diritto pubblico che ho pubblicato anni fa, e mi sono soffermato sull'ultimo articolo, che è il 139. Allora mi permetto di fare questa riflessione con voi, non sono di non odiare, secondo me è importante. Perché quell'articolo dice che la forma repubblicana non può essere oggetto di riforma costituzionale. E guardate, i nostri costituzionalisti non è che usavano le parole a caso o anche la posizione di certi articoli della Costituzione, non è che l'hanno messa a caso. L'hanno messa all'ultimo 139, ma non per pieno importanza, anzi, è uno stimolo a rileggersi tutta la Costituzione. Allora mi sono chiesto, ma se la Repubblica non può essere, la forma repubblicana non può essere oggetto di riforma costituzionale, ma allora che cos'è la Repubblica? Cos'è la Repubblica? Di chi? Allora, di sicuro, una delle risposte, non l'unica, ma una delle risposte è l'articolo primo. L'articolo primo della nostra Costituzione ci spiegano che cos'è la Repubblica. Ci dicono che l'Italia è la Repubblica, quindi l'Italia è una di quelle cose di una Repubblica, dove la sovranità appartiene al popolo. E quindi l'elemento della sovranità è un elemento centrale della forma repubblicana, la sovranità popolare. L'Italia è la Repubblica e la sovranità appartiene al popolo che esercita le riforme e dei diritti della Costituzione. Allora perché possiamo dire che una riforma è eversiva, disonesta e illecita? Perché solo con la riforma del Senato, che non viene abolito, ma viene capo il Senato di nominati, solo con questa riforma, solo di quell'articolo lì, leviamo la sovranità popolare. Il popolo non eleggerà più a suffragio universale i propri rappresentanti in quella Camera del bicameralismo, Camera dei Deputati, Camera dei Senatori. Nel Senato non ci saranno più rappresentanti del popolo eletti in modo diretto, suffragio universale, ma saranno nominati dei partiti. Allora ci hanno spiegato perché no, perché vogliono, comandano loro, hanno paura di scomparire e vogliono mettere i loro uomini. Mi scelgono nella classe più corrotta d'Italia, 530 gatti condannati l'ultimo anno, esclusi i presenti, esclusi i militari, i 5 Stelle, per ora, garantisco anche per dopo. E queste sono le motivazioni. Quindi avremo un Senato di nominati, questi sono regionali che effettivamente da un anno stanno facendo di tutto tranne che occuparsi dei problemi di carica della gente. Allora questo è un altro motivo che mi spinge a molta rabbia a votare no. Voterò no perché a questo non è una priorità del nostro paese, non è una priorità della nostra regione, del nostro comune, per 10 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà, 10 milioni di persone non riescono a curarsi perché non hanno le risorse finanziarie per curarsi, per accedere alle cure sanitarie. La disoccupazione all'esterno, o meglio, è altissimo, perché dire all'esterno potrebbe essere criterio, è altissimo. C'è un'emergenza sociale che nessuno vuole affrontare realmente,
e ci sono veramente due mondi, il mondo reale, quello che vogliamo rappresentare noi, quelli che vanno a fare la spesa, che sanno quanto costa vivere al giorno d'oggi, che sanno quali sono i problemi del mondo reale, e un altro mondo, quello della finanza, dei grandi interessi, dei burattini della finanza, perché Matteo Renzi non è altro che un burattino di questi grandi interessi, esprime quel mondo, che vuole riformare, perché ricordatevi la lettera della J.P. Morgan, disse nel 2013 a tutte le democrazie del sud Europa: dovete riformare le vostre costituzioni perché sono troppo democratiche, garantiscono troppi diritti civili, troppi diritti sociali, diritti del lavoro, troppe democratiche, perché sotto per certi interessi la democrazia è solo uno ostacolo, è uno ostacolo la democrazia, la procedura democratica che vale, questa lentezza, ma guardate cosa sta succedendo, se non avessimo avuto la procedura democratica, le norme che tutelano il paesaggio, guardate che cosa sarebbe successo e che cosa sta succedendo nella nostra regione toscana. Le grandi opere sono tutte portate, o per le richieste della magistratura per adesso, o per problemi, per esempio il TAR, il Tribunale di Stato Regionale, sta dando ragione a chi ha fatto ricorso, i comitati, perché dicono, per esempio, se devi fare un'opera dovevi pensare prima, non dovevi pensare, non dovevi fare alcune cose, come sta succedendo con la porta di Firenze, c'è parlare di realtà, è tutto portato. Allora, cosa fanno? Riformano la Costituzione anche per risolvere questi problemi, perché la democrazia è un problema, dobbiamo fare il PIL, dobbiamo produrre, dipendente che dobbiamo fare pesato, o una pessima, però sono una pessima, non è il problema. Allora cosa fanno? Con la cultura mentre mano a chi trovito, gran parte di competenze nella Costituzione che vediamo di assegnare a te Stato, a te regioni, a te comuni, no? E come lo restituiscono questo articolo 117? Lo restituiscono accentrando i poteri a Roma. Accentrando i poteri a Roma, poi se a questo ci immaginate la legge elettorale, capite il rischio gigante esponenziale, perché una piccola percentuale della popolazione potrà comandare su tutto il resto. Quindi senza nessuna rappresentatività, così come vediamo noi nella nostra legge proporzionale a questi cittadini. Cosa scrivono questo articolo su 17? Per esempio, produzione e distribuzione di energia decide solo lo Stato. Che se è un sito che lo interessa fare, che ne sono una centrale a carbone, siccome è un'emergenza nazionale, è un impianto strategico nazionale, si fa, indipendentemente dal fatto che la regione possa avere magari negli anni passati fatto un piano del paesaggio che tutela e dice quella ranina è idonea per questo, no? Niente. Andiamo sopra, comitati, cittadini, non lo vogliono, non c'è per niente, la democrazia non sta via. Un inceneritore strategico, proprio Italia, ci ha già provato, non ci sono riusciti, riformiamo la Costituzione, serve un inceneritore di zitti, via. Questo è quello che vuole. Un passaggio della democrazia che ha bisogno di essere riformata. Noi vogliamo più democrazia diretta per i cittadini, mentre oggi noi siamo qua. Davide Casaleggio, Riccardo Falcao, la nostra portavoce, erano a San Sebastian in Spagna a un incontro internazionale sulla democrazia diretta. E siamo stati chiamati come esempio virtuoso di un movimento che dal basso, senza segreterie, è riuscito a mettere in pratica gli strumenti della democrazia diretta, dalla scelta del portavoce all'attività istituzionale che facciamo. Tutti i nostri iscritti possono fare proposte di legge parlamentare regionale, una cosa che non si è mai vista nella storia. Noi vogliamo più democrazia anche nella Costituzione, allora lì sì che la penseremo e andremo a riformarla fra vent'anni, quando prima ci sono i problemi e priorità dell'edilizia scolastica, delle scuole che crollano, degli edifici pubblici che sono a pezzi. Dopo, magari tra vent'anni, non dobbiamo anche inserire nella riforma costituzionale. Ma comunque, gli strumenti di democrazia, per introdurre gli strumenti di democrazia diretta, basta veramente una legge, non sarebbe un problema. Applichiamo la vita Costituzione, applichiamo le leggi che ci sono, quindi più democrazia diretta con questa riforma, meno democrazia in assoluto, meno democrazia in assoluto. Tra l'altro, per chi avanza l'osservazione che dice però ogni regione non è che può fare quello che gli pare, no? Per esempio, il tema di energia, la motivazione è che ci vuole una strategia nazionale, è già così nelle norme, ma è già così anche nell'articolo 120 della Costituzione, lo devo condividere, perché dice che il governo può sostituirsi agli organi delle regioni in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali, oppure quando viene meno la tutela dell'unità giuridica e economica. Cioè già ancora così, perché l'unità nazionale viene prima del decentramento di Stato, prima, cioè noi definiamo uno Stato a 100% rinnovabili, magari, che ne so, dall'80
Lombardia, governo di un'altra forza politica, vuole fare centrale a Tarquone, no, l'unità legislativa dello Stato diventa prima e ti dire che guarda, però l'esercito, l'articolo 120 della Costituzione, esercita con dei sostitutivi. Quindi è una palla che dovevano riformare la Costituzione, perché sennò ogni regione faceva quello che gli pareva. È una palla. Anche perché, per esempio, il tema dell'energia è un tema concorrente ora. Cioè, insieme allo Stato, perché chi meglio di vivere il territorio sa se lì ci vuole un cattolico, un tanto fotovoltaico, se magari la gente non vuole, a livello paesaggistico, è integrato oppure no. Chi meglio delle regioni, chi meglio dei territori? E questa è la storia che oggi va iniziata. Decidiamo, facciamo rete di livello istituzionale. Questo è tutto da decide tutto il Duccento di Milano. Allora, la regione ha detto Duccento di Milano, ci sono offesi. Ah, non si può dire Duccento di Milano, perché noi... Ah, siamo antifascisti, infatti si vede quanto siete antifascisti. Allora, anche oggi io condivido le parole del nostro grande Luigi Di Maio, che sempre interpreta nel migliore dei modi i nostri contenuti, è un portavoce esemplare. Qui dice oggi, proverò un modo infinito di raccontare questa parola, ma mi ha colpito molto perché dice: questa riforma la vuole una classe politica che sta scomparendo, perché nessuno li vota più. È inesorabile questo, che è il loro esito, indipendentemente da come andrà il referendum, queste sono destinate a scomparire. Allora, questa classe politica che è destinata a scomparire perché nessuno li vota più, vuole abolire le votazioni. Cosa fa? Alla radice del problema. Il Senato non viene abolito, rimangono 100 nominati, ma li nominano i partiti. Vi rendete conto di quanto sono eversivi, disonesti e indegni? Come può un governo non eletto nessuno fare una riforma costituzionale? Come può Calamandrei, ci diceva, i banchi del governo devono essere vuoti quando si vede una nuova costituzione? La Corte Costituzionale ci ha detto che questo governo doveva fare solo la legge elettorale e andare a casa, perché era un governo di scopo tecnico, invece ci troviamo lì a fare danni e a riformare la parte più importante della nostra sempre comunità. È eversivo, è eversivo, lo sto mettendo in atto. Giorni, il piano di rinascita democratica di Giuseppe, che prevedeva lo scontro tra le tre colonne importanti, il potere giudiziario, il potere esecutivo e il potere parlamentare. I geni vogliono lo scontro tra questi due poteri, a parte di solito dai venti anni di terzo, mi chiedo chi è vorrebbe il beneficio di un caos istituzionale, non è una delle forze. Nel piano di rinascita democratica c'era meno partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, allontanare i cittadini dal voto, non far dei conclami, occupare della cosa pubblica di benefici al voto. E guardate, sono tutte cose che in modo scientifico, da ingegneria sociale, sono anni che stanno facendo. Guardate che è successo con la prenda sull'acqua. Il popolo italiano si è espresso perché vuole l'acqua pubblica, ma vuole anche pubblico il gestione del servizio dei rifiuti. Cosa hanno fatto? Loro hanno fatto in tutti i modi, perché spesso si mette a prendere un diritto attuale. Anzi, la prima regione d'Italia che ha privatizzato l'acqua è stata la regione Toscana. Il presidente Rossi, prima di andare al voto, ha detto il voto per cui ci sarà l'acqua, e ottobre ha fatto la prima legge d'Italia che si chiama capo per privatizzare il servizio pubblico dell'acqua. Quindi siamo di fronte a una sfida che riguarda la sfera della democrazia, della partecipazione, delle competenze istituzionali, riguarda il e chiudo il bloccare le balle di regime. Renzi da sempre ha detto risparmieremo 500 milioni di euro prima miliardo, poi non è stato più grosso, lo sto ridendo Renzi, ne è parlato troppo grosso. Nemmeno io l'avrei fatto, allora è vero che sì, hai ragione. Circa 100 milioni di euro. La finanza parlamentare hanno chiesto alla regione di Andorra: scusate, non è che ci certificate quanto è risparmio? 57 milioni di euro. 57 milioni di euro. Quindi, blocchiamo le balle, per ottenere 57 milioni di euro di risparmio, si potevano accorpare le amministrative con il referendum sulle intere l'anno scorso, avevano risparmiato 100 milioni di euro. Potevano votare la nostra proposta di legge sul taglio degli stipendi, e con questo vi voglio veramente salutare. E perché non hanno votato la nostra proposta di legge sul taglio degli stipendi? Tagliatelo anche voi, lo stipendio, tagliatelo anche voi. Allora,
97 milioni di euro. 97 milioni di euro all'anno si pagherebbe con tanti residui proposto dal Movimento 5 Stelle. Come sapete, noi riduciamo lo stipendio, non richiede lo stipendio, lo diciamo da subito, senza aspettare la legge. Abbiamo fatto questa proposta, l'hanno mandata in commissione, ma la sala ci ricordava che fanno una legge ogni 6 giorni, una legge ogni 7 giorni, la Fornero è stata fatta in 3 settimane, ma con tutti un solo giorno. Allora, perché non sono giorno non hanno trovato la proposta di legge sul taglio di stipendi? Perché sono dei pazzi, e qui la faccio di Siamo Giacomo, per il suo intervento, anche per il segnale dunque, quindi se ci sono delle domande, prima di tutto però vediamo, siccome siamo collegati in diretta streaming attraverso la nostra pagina Facebook, volevo chiedere a Daniele se ci sono delle domande. Una. Ok, allora Daniele leggerà le domande ai nostri ospiti che arrivano da quelli che sono collegati in diretta. Allora, c'è una domanda diciamo, simile a quello che aveva accennato l'Elisa all'inizio, di uno che dice che dopo averci sentito si è convinto che voterà sì, gli è stato chiesto come mai voterà sì e la sua risposta è stata: voto sì perché dalla prossima legislatura voglio che chiunque vinca abbia la possibilità di governare senza accordicchi con nessuno. Se vince il no, ci sarà l'ennesimo governo tecnico e alle prossime elezioni con il sistema elettorale vigente non vincerà nessuno. Per non parlare della proporzionale che avete proposto. Si chiama democrazia, bellezza. Ti voglio rispondere, Io posso solo dire esattamente quello che ho detto prima. La governabilità è negata dalla Costituzione, quindi se lui vota sì perché vuole la governabilità non ha capito assolutamente nulla, o io non mi sono espressa molto bene, il che può anche essere, perché la governabilità è data dalla legge elettorale, non dalla carta costituzionale, che sono due strumenti molto diversi e molto distinti. Quindi la governabilità è data dalla legge elettorale perché ti permette di eleggere le persone che sono in Parlamento. Le persone che sono in Parlamento sono poi quelle che voteranno la fiducia. Che la fiducia venga votata da una Camera o da due Camere, qualcuno deve essere votata. E quindi dipende sempre comunque da come saranno le votazioni. Le votazioni vanno a seconda di com'è la legge elettorale, perché se si vengono spartiti, a seconda di la matematica che si dietro non me la so spiegare perché è molto complessa. Però a seconda di come è formata la legge elettorale, quindi a seconda di come verranno poi spartiti, ma i seggi a seconda delle votazioni che ognuno prende, si forma la Camera. Ma questa è la legge elettorale, non è la riforma costituzionale. Quindi lui, se vuole, può suggerirci una legge elettorale che permetta quello che vuole fare lui, c'è una governabilità certa. Ma la carta costituzionale con questo non c'entra assolutamente nulla. Ma niente, praticamente. Anch'io, se posso, non so se io mi dobbiamo tirarci per rispondere alla persona che dalla rete ci ha fatto questa domanda, ci dà una possibilità veramente importante per rispondere. Quando qualcuno ci dice che un governo o un Parlamento che fa le leggi veloci, forte, una maggioranza che finalmente decide e non ci sono accordi o conditi, noi ci dobbiamo chiedere che cosa deve fare, cioè cos'è che si fa? Le leggi non è che non ce ne sono state, da voi tutti vi ho detto con chiarezza che se ne fa una ogni 7 giorni. Allora il problema è fare le leggi o quali leggi sono state fatte fino ad oggi, perché poi alla fine il star bene delle persone o lo star male è determinato dalla politica. Allora se io voglio un Parlamento, una maggioranza che faccia leggi utili alle persone, mi fa piacere dire a questa cosa da tutti gli altri che noi in questi 3 anni e mezzo, parlando solo di riforme, abbiamo perso solamente 3 anni e mezzo per poter fare le leggi buone che non sono state fatte. Le hanno fatte alcune, le hanno fatte e hanno peggiorato la vita dei cittadini italiani, e più ci hanno messo anche le riforme costituzionali. Questo per dire che non è una maggioranza forte che decide. Per esempio, mi viene in mente che durante il periodo berlusconiano avevano una maggioranza bulgara, altro che se ce l'avevano, potevano fare qualsiasi cosa,
gli italiani sono davanti meglio o peggio, la qualità della nostra vita è andata migliorando o peggiorando? Se è andata peggiorando, probabilmente anche una maggioranza bulgara che andava a 1000, una macchina come Ferrari che poteva andare a 1000, non ha prodotto le leggi necessarie. Allora non è importante avere una maggioranza che decida, un governo decidente, l'importante è fare le cose utili. E se questo governo si siamo resi conto che ha creato solo ulteriore precarietà, non siamo più una repubblica democratica basata sul lavoro, ma siamo una repubblica democratica basata sui bonus oppure sui voucher, e ricordo tutti che questo non l'ha fatto uno che mi ha mandato il governo Renzi, e allora anche questo ci devo dire, quello che ci serve è questo alla fine, è quello di fare leggi buone per i cittadini. Chiaro è che se io come cittadino vado lì e mi amano i cittadini con un compito, io propongo quello che mi è stato detto. Se ci va un signore che magari gli ha mandato un ente, una lobby, una masseria, e farà altro. Quindi non è un problema di costituzione, è un problema che abbiamo una classe politica veramente corrotta, una classe politica che veramente non legifera per le persone. Chiaro che se io dobbiamo fare un governicchio, una forza parlamentare, una maggioranza stratosferica per fare le leggi come? Utili e per chi? Facciamo la stessa domanda. Sì, è vero, lei si dice una cosa vera, che questa riforma cambierà il paese, però si dimentica di dire che la cambierà in peggio, e questo è il piccolo dettaglio. Stravolgerà tutto, ma in peggio. E vi posso già garantire, io gli sono degli altri, che già ora viene il suo peggioramento. Anche un'altra piccola cosa, un'altra informazione. Questa maggioranza ha buttato via letteralmente fuori dalla finestra miliardi di soldi pubblici. Quando è stato fatto il famoso bonus per 10 miliardi, il famoso bonus da 80 euro, che non ha risollevato assolutamente quella che era una economia interna, sono stati buttati via dalla finestra 10 miliardi di euro. Sapete tutti quanti che per fare un reddito di cittadinanza per un anno fa sì che 9 milioni di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà possono fare la vita di cosa ne servirebbero 17. Allora voi pensate soltanto che con il bonus di 80 euro che non ha risollevato l'economia ne sono stati buttati via dalla chiesa 10 miliardi, ma non solo, con il giovà che ne sono stati buttati via 20 perché non abbiamo creato posti di lavoro, ma anche per precarietà. E quando qualcuno vi dice, e lo dico a chi non lo sa, che sono aumentati i posti di lavoro, ricordatevi sempre che oggi come oggi delle loro statistiche anche chi lavora un solo giorno della settimana vi dimostrato come con l'ultimo lavoro. E allora è vero che si sono aumentati i posti di lavoro, ma è vero che si sono buttati via più di anni dalla finestra. E allora noi già questo abbiamo subito. Figuriamoci quando decidere se qualcuno che continuerà a portare acqua al primo le multinazionali, perché oggi come oggi con questi contratti ci pagano solo loro. E ricordiamoci sempre che l'Italia è un paese che vive in una piccola media impresa, imprese piccolissime, 2 persone, 5 persone, 10 persone, sono il 94% di quello che si muove l'economia nazionale. E allora se ne affossiamo le piccole e piccolissime imprese, perché le banche non aprono più i biglietti, non danno nessun prestito, anzi, sono lì che tirano a chiudere, a chiudere. Se noi non facciamo altro che delle città, io le andiamo in questi giorni, io lo sempre sento solamente di negozi chiusi, di piccole attività che chiudono e di persone che per andare a lavorare a quel sempre venderebbero un piede per poter lavorare e ci vanno con i contratti da qua e ci vanno contratti magari e dicono i molti contratti a livello a tutte le crescenti che non vuol altro che un contratto che se oggi mi vedete ti tengo a lavorare domani se dovete toccare le sedere ti pago una miseria che ti fa più buono. Ma lo sapete che cosa stanno dicendo in questo momento? Coloro che ci osservano da fuori, che l'Italia non sta andando bene neanche nella produzione, perché chi sta producendo è anziano. Ed è vero, perché la Fornero ha levato male i piedi, una generazione che doveva andare a riposo, ha tolto lavoro ai giovani, e è chiaro che chi deve produrre, chi deve darsi da fare, non ha neanche la forza fisica. Non una cosa, 67 anni può provocare, non ci può andare a una balonzola finale. E allora, se questo già c'è stato fatto così, con questa Costituzione, e anche se le nostre leggi subite sono state dette incostituzionali non vengono risolti i problemi, allora noi ci dobbiamo dire che siamo già in mano a dei banditi e dobbiamo renderci conto che i cittadini italiani purtroppo dormono, perché io leggevo oggi in Corriere, oggi, di Luca, con le dichiarazioni che ha fatto sulla Bibbia,
sul fatto che non era veramente la Costituzione importante, che recupereranno sì i soldi, che daranno un sacco di soldi. Ma il problema non è del lui. Il problema è che adesso non puoi dire. I cittadini è il problema. È questo il problema. Siamo noi i primi per cambiare la testa. Ma non è che dobbiamo cambiare, perché ci dobbiamo rendere conto che se queste cose sono andate avanti, noi siamo stati una cosa rana. Dentro il pentolone ci stiamo addormentati giorno dopo giorno e abbiamo ceduto fette di diritto continuamente in cambio di qualche cosa che sentivamo che ci sforzasse, la paura. La paura di avere la finanziaria, la paura dello spread, la paura fuori dello spread. Oddio, oddio, ma va anche in grado di me, non solo hanno già fatto, ma ci stanno anche già portando lì i soldi di persone, i soldi di vita. Ma cos'altro ancora dobbiamo, quale altra favoletta dobbiamo ancora chiedere? Ma non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura. Non vuole più nessuno di fare la paura di la guerra, non vogliamo, vogliamo però di avvenimento, vogliamo però di mancanza di vita dignitosa, quello sì, quello si muore, perché poi viene fuori la depressione, viene fuori un ciclo che ci fa diventare un popolo depresso, non soltanto dal punto di vista emotivo, ma un depresso in tutti i sensi, povero, poverino. E prima ho sentito una cosa bellissima, non so chi la diceva a proposito, ma l'hai vista? L'articolo nella quale c'è scritto che quello che noi possiamo mettere anche in mano a un sistema che però dell'Europa è anche il nostro bene culturale, i nostri beni. Allora, sapete che cosa è stato chiesto alla Grecia? È stata la Finlandia. In cambio del loro debito pubblico sono stati i patti, il Partenone. Il Partenone, siccome già ci hanno portato via il tempo, già ci hanno portato via l'energia, ci hanno portato via i diritti, cosa resta da smantellare l'Italia? Il bene pubblico, quello che nessuno al mondo ha, la nostra arte, la nostra storia. E secondo voi, quando ci metterà qualcuno a recapitare, a non stare a casa, visto che abbiamo un debito pubblico che è il terzo debito pubblico del mondo e siamo oggi a 2.360 miliardi di debito pubblico, e quando tutti, per quanto c'era molto, lo spread, che si ha, fermato, 1.388 miliardi di debito pubblico. Allora, con già le loro proposte, riforme, e tutto qua, abbiamo aumentato questo debito pubblico, ma secondo me, quanto ci metterà qualcuno a bussare al porta e dire, sentite, siccome ci avete aperto la sera, ci avete gli uffici, sapete com'è? Voi ci dovete stare al sotto, ci riprendiamo. I problemi sono i nostri, non sono politici, voi siete un popolo di poveracci. E allora sentite, non è fantascienza quello che vi dico, l'hanno già fatto con la Grecia. Cosa ci metteranno a fare con l'Italia? Avremo tutti addosso. Io non so, c'è queste cose, a parte la sovranità popolare che non esiste che possa essere ceduta. Ma che mi vengono a portare le mie storie, quello che ci hanno lasciato i nostri antenati. Ma altro che Renzi che vi corro dietro, ma vi corro dietro a tutti, ma non ci passeranno da questa porta, perché io credo anche un'altra cosa, che il popolo italiano fondamentalmente sia un popolo di persone che alla fine poi reagisce. No? Speriamo non troppo. Speriamo. Dai. Tutti visti. Io sono Mario Martini, una cosa adesso, una piccola critica professionale. Nella lettera che Renzi mi ha fatto oltre a soltanto molti progetti che ha portato, non hanno portato l'unica realtà di questa riforma, che gli italiani all'estero non saranno più rappresentati da essere tutti all'estero. E un'altra cosa, io ci tengo a sapere il CNEL ha fatto un discorso molto ampio. Infatti, il CNEL non sapeva, cos'è il CNEL? È comitato la centrale economica. Ora, sarà poi il momento di
dei contratti nazionali generali. Una delle... Una delle facoltà del CNEL è firmare i contratti nazionali, politica nazionale del lavoro. Non so se mi sbaglio. E dare un parere, anche non vincolante, ma anche legale. Cioè, questo il CNEL fosse così messo dentro, mi sa che sia un sotterfugio ancora di più, cioè per accelerare le riforme del lavoro pubblico. Cioè, mancando un minimo di controllo, anche non vincolante, del CNEL. Non che io sia pro o contro il CNEL, non so, però sto facendo un'analisi proprio veramente di spiccio di soldi. In più ci sarà il commissario, perché siccome hanno un sacco di patrimoni, di immobili e altro, ci sarà un commissario per anni che potrà gestire questo patrimonio, quindi non solo lo risparmiamo, ma risparmiamo di più. In più, e poi passo la parola a Sara, che sicuramente è più preparata di me sul tema, il CNEL era formato anche da esperti e rappresentanti delle categorie di profilo. Cosa vuol dire questo? Che togliamo ancora di nuovo rappresentatività di una parte della società che partecipava all'attività politica pur essendo società civile. Quindi togliamo tutta quella parte di rappresentatività delle categorie produttive che in Italia non c'è tanto e che potevano dire lavoro, potevano, perché il CNEL poteva fare anche proposte legislative che poteva passare al Parlamento. Quindi togliamo, non solo noi sbagliamo, ma togliamo di nuovo una parte di rappresentatività della parte. Questo per dirvi quanto è venuto bene comunque dalla parte del sì la cacciatore del CNEL, che in realtà è una cacciatore che non porta risparmio, che toglie la rappresentatività e che comunque vi ricordo, perché anche questa è una cosa che si fa poco, che la comunità europea, che fa entrare un paese dentro la comunità europea, richiede di obbligo che lo sa fare il CNEL. Quindi siamo al ridicolo proprio, nel senso che qualsiasi cosa chiede l'Europa noi andiamo dietro. Questa che è una cosa indispensabile per gli altri stati per entrare nella comunità europea, noi la cancelliamo. Perché? Perché probabilmente danno fastidio a qualcuno, anche a me, per chi viene da dire, non che sia una ragione del nostro, però c'è qualcosa che non torna su tutto questo. Ecco, parole solamente, CNEL è un canzone, non ci sarà il famoso trombabile, sono conta solamente pochissimi addetti, pochissimi impiegati, 65, tutto, quindi un numero tutto sommato, però è anche vero che ci costa 7 milioni all'anno, cioè non è che non ci costi nulla, è un peccato, è una bella carrozza della principessa di chiamare le generali con tutti gli ori, i barocchi, le cose del genere, poi tutto ubicato con questo bellissimo all'interno di Villa Borghese, no? E anche là che ci hanno trovati, quelli che magari non sapevano più quale poltroncina era, perché poi tutto lo scambio di poltrone. Vabbè dai, se mi porti l'autocolino ti mando poi tutto qua. Chiaro è che il progetto è quello di poter allontanarsi sempre di più da quelli che sono i diritti del lavoro, che non viene fatto solamente attraverso i contratti nazionali, ma viene fatto anche attraverso quelli che sono stati fatti, le parti bene. È stato fatto con più tardi di stare, sì, il famoso decreto Colosseo. Il decreto Colosseo non è altro che un decreto che toglie i diritti di sciopero a una categoria di lavoratori. Cioè, quello che è stato detto da P2, da P2 chiede veramente nella propaganda 2 del programma della massoneria, associazione allora del Sanatrice Gente, che il diritto di sciopero fosse sempre più, diciamo, messo a tacere. Cosa che è in Costituzione. Allora, si sta facendo questo. Intanto si tolgo il diritto di sciopero a una trentina di lavoratori, perché no, l'hanno passati da una categoria, diciamo, di lavoro non ben essenziale, ben essenziale nella cultura. Quindi, con una scusa banale di uno sciopero fatto al Colosseo durante l'estate scorsa, penso, o prima di là,
allora questo reddito le maglie del produttivo usciamo da questa categoria, non solo in atto nel soggetto la stretta ulteriore dei trasporti pubblici per quello che già è un comparto tutelato perché già loro hanno questa diciamo fascia sono beni pubblici essenziali, di dare una stretta di niente. Stanno parlando di sciopero virtuale, di chi? Sciopero virtuale. E quando dice, ma senti qua, ma perché andremo a fare il salario virtuale? Perché poi alla fine questo, poi non tutto il salario virtuale. Ma a parte Dario Serra, l'amico di Renzi, che gli è stato detto chiaramente, Renzi è stato conta, abbiamo firmato, che in Italia c'è troppo diritto allo sciopero, bisogna un attimino stringere le mani, perché questa cosa di sciopero non va bene, non ci fai diventare competitivi, poi non vengono le multinazionali straniere in questa Italia, allora che si fa? Si stringe le mani dello sciopero. Ma dove vogliono fare? Ma dove voglio andare? Ma qualcuno, questi piccoli. Ma vi ricordo dove ero? Il famoso primavera del 2002, quando nel circo massimo portarono CGL, CISO, il PD, 3 milioni di persone nel capitolo, diciamo, non si doveva punire, non si doveva portare, perché allora Berlusconi voleva, già lui stava lavorando, c'era cioè, anche niente, certo. E gli dicevano, no, la rivoluzione non si può toccare. E si sono ascoltato prima, la capella, penso che adesso Renzi con decisione con tutti i voti del PD in commissione lavoro, tutti i voti del PD della loro maggioranza. Vi dico questo per chi non lo sa. Negli anni prima degli anni 60, negli anni del 66, la definizione lavoro, la categoria lavoro, era messa in una fascia che era la fascia delle locazioni. La fascia delle locazioni vuol dire che io considero il lavoro come una cosa. Poi è stata fatta la famosa legge del 300 del 1970, e il famoso statuto dei lavoratori che finalmente si riscono un attimino punto zero. Adesso siamo tornati come nel 66, il lavoro non è più un diritto, ma è una gentile concessione. E hanno fatto quelli che andavano in piazza con le bandiere rosse, con le bandiere di PD, con le bandiere di chi ne so io, a dire che il lavoro non andrà a toccare. Sono queste persone, stai tirando in questi giorni, ho visto prima di venire qua, un video bellissimo, magari se si poteva peritare, ma tutti dico lui a cura, dove in quegli anni, con le bandiere di vita e circo massimo, c'erano le dichiarazioni di Petroni e della Pino Piano, che dicevano, ma quella del 2007, ricordiamoci tutti che l'abbiamo conoscenza della Costituzione doveva rifare, ritornare, ma nel 2006 avevo già fatto un referendum, caro signor Berlusconi, ma lì non era prima. E come si stava a dire no, non bisogna toccare la Costituzione, la tutela del lavoro, la tutela di qualità, e adesso ci sentiamo dire l'esatto contrario, hanno fatto un montaggio infelice, dicevano quello che dicevano prima, e non ha detto adesso quello che dicono adesso, si sono rimangiati tutto. E sono sempre lì, da vent'anni sono sempre quelli. Ma guardate, la testa con 10 minuti di faccia del mio aspetto di la cosa. Ma guardate, la televisione che ci sta per le orecchie da parte di uno di tutti quanti. Ma non solo io, lei vinta, lui, tutti voi potete dire quello che sto dicendo. Perché ci stanno più veramente in giro. La dignità passate dalla pretesa, e io sono ci prenda per il culo, per favore. Quindi questi signori, se hanno qualche capacità che ce la vengono a dire a noi, cerchiamo di spiegarvi con benevolenza come stanno le cose. Buonasera a tutti, sono Giulio Zanetti. Una domanda che è più un monito, ossia, da comune cittadino mi sono sempre chiesto come mai tra le tante problematiche che ci sono in Italia, cito qualcuna, quelle legate al lavoro, quelle legate alla sanità, quelle legate alla scuola, quindi all'istruzione, quelle legate alla pressione fiscale che fa chiudere ogni giorno migliaia di piccole e medie imprese che sono l'economia del nostro paese, mi sono sempre chiesto come mai i nostri tali politici, ovviamente sono presenti, si sono sempre e solamente interessati della riforma elettorale. E mi pare che oggi Renzi sia andato addirittura oltre e abbia detto perché preoccuparci della legge elettorale e quindi
preoccuparci di riformare, vediamo direttamente la legittimazione popolare, così risolviamo la protesta che ha provocato. Quindi, insomma, volevo un attimo appunto un momento di osservazione su questo aspetto. Grazie, grazie. È molto interessante perché quindi, dal lato questa è una domanda che si fa soltanto ai cittadini, no? Perché la domanda che fa nascere un'altra domanda, allora quali sono le priorità, no? E io credo che per chi ha le mani libere le priorità sono dettate dal mondo reale e dai cittadini che ti votano, che di fatto rappresentano il mondo libero. Però noi abbiamo avuto sempre politici che non hanno avuto le mani libere, che rappresentano altri tipi di priorità e altri tipi di interessi. Perché se tu, come partito politico, oltre a prendere milioni di euro di borse elettorali e creare una struttura che si deve auto-identificare, cioè tu sei un burattino di altri poteri più forti, crei una struttura che garantisce queste poteri, potete contare su di noi, perché le nostre segreterie non viene data da una persona, per i nostri elettorali in parte di quello che ci serve lo prendiamo di lì, lo prendiamo con i finanziamenti di motori, tipo Dante Sena. Dante Sena è un noto finanziere che ha scritto anche, si legge sui giornali, che sia uno di quelli che ha fatto le operazioni stringolate, però ecco, se rappresenti quegli interessi, poi devi immaginare la differenza. Poi c'è anche un altro aspetto, quindi primo è chi rappresenti, le priorità sono dettate da chi finanzia e chi ha votato, che non sono i cittadini in quanto li votano, quindi è l'idea. Poi dall'altro è giunto, c'è un proprio ingegneria sociale e anche queste riforme sono dei mezzi di distrazione di massa. Il governo Renzi maschera il flop del suo incapacità governativa con queste riforme. Oggi parliamo della riforma, ma non parliamo dell'aumento della disoccupazione. Ogni anno 130.000 persone abbandonano il nostro paese, vanno a lavorare all'estero per campare. Non parla di conflitti di interesse, di conflitti sulla corruzione, per prendere gli stipendi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi costringe la stampa o i cittadini a parlare di una cosa. E io la leggo anche in questi termini, la somma delle cose mi fa vedere che si sono le persone. Diciamo, poi faremo un tribunale civile, eccetera, non andremo a prendere. Arriveremo a superare questo problema e indipendentemente dalla legge referendaria è una rivoluzione in corso, sta a noi decidere quando vedere sulla nostra pelle gli esiti di questa rivoluzione. Dico e chiudo che il prossimo sindaco di Carrara, il sindaco di Cinestere, non sarà disposto a fare senatore. Questo è un messaggio che devo mandare per chi il prossimo sindaco di Carrara, Cinestere, non farà il senatore perché avrà troppo da fare. È un po' quello che dicevo prima, cioè è proprio una visione completamente diversa. Se tu ci pensi, adesso che cosa fanno? Del punto che sono stretto, per fare degli esempi concreti, parte del punto sullo stretto e del, ancora del TAV, Torino Lione. Quando tutti i giorni noi vediamo che strade crollano, tutti crollano, ci serve da fare una manutenzione sulle strade, sulle infrastrutture che usiamo tutti quotidianamente, su cui dovrebbero investire tantissimi milioni, anche miliardi, e invece pensare alle persone, quindi alla vita delle persone, perché le infrastrutture che noi troviamo di gente nella strada bisogna andare a lavorare, un ponte che poi si è crollato in testa, vuol dire che si mantiene con le persone. E invece no, pensiamo al ponte sullo stretto, a parte che sia così non è proprio. Ma perché? Perché i soldi ci stanno girando lì. Questo è il grosso problema, perché viene tanto citato, so, le spese di qualsiasi appalto che viene fatto in Italia, perché una parte va sempre a finire nella tasca di qualcuno.
che siamo a destra, a sinistra, sopra, cioè non so neanche più a guardare il mattino, però c'è sempre un giro di soldi fuori da quello che dovrebbe essere, che va a finire nei tasche di qualcuno. Allora, se tu invece pensi a chiedere alle persone, non stai tutto il giorno a fare modo per mostrarti i soldi. La legge elettorale è una di quelle cose per cui tu ti preservi all'interno del sistema. Noi all'inizio, qual è stato forse il tema più grande in assoluto? Noi siamo arrivati in Libia e pensavamo, beh, siamo arrivati qui, eravamo 140, adesso non ricordo, un numero spropositato, nessuno di noi mai avrebbe immaginato di entrare in così tanti all'interno delle camere, della camera del Senato. Quando siamo arrivati, ci siamo detti, beh, anche se siamo andati in così tanti, qui pochi mesi torneranno a casa, perché questi si rendono conto, hanno capito che la gente si è stufata e quindi cambieranno il sistema e noi torniamo a casa. Quindi, tanto siamo persi, e proprio mesi siamo a casa, potremmo ritorniamo a casa e vedere se no, assolutamente il contrario, si sono tutti compattati, ma non solo le forze politiche, anche tutti i giornali, le televisioni, e hanno subito direttamente da parlare della legge elettorale. E anche quando sono arrivati alla provata, e guarda caso ci sono accorti che con l'avvantaggio potrebbe andare a potere una forza politica che comunque è esclusa da quel sistema di tangenti o comunque di prelato che c'è al momento, adesso già parlano di cambiare, mentre prima sembrava intoccabile, no? La legge elettorale, chiaramente, era messa a posto con l'adottato del potere, adesso guarda caso si può cambiare. Ma è quello, è preservare continuamente i sistemi se stessi. Questa è la parte brutta, ma veramente brutta della politica. Ed è il motivo per cui non puoi stare, guardate, noi stiamo pensando che questo sia un mandato. E poi a casa, vedete dentro, si perde completamente il collegamento col mondo fuori. Se noi non facessimo gli incontri tutti i weekend con le persone, come facciamo qui oggi, non avremo assolutamente più contatto con la realtà. Questa è una parte difficilissima. Al di là di sentirci una responsabilità enorme, perché siamo i dirigenti, tra virgolette, dello Stato, cioè abbiamo la responsabilità, ognuno di noi ha la responsabilità delle persone, di tutte le persone d'Italia. E se tu la politica la dici così, ti assicuro che è un'angoscia continua. Però mandate poi a casa, ma che due? Al primo mandato poi via, basta. Perché c'è, è un mondo che voi non vi immaginate, poi capisco che è difficile perché devi cominciare da capo, però dovete imparare a passarci le competenze. Perché l'importante non è tanto sapere come fare le cose, l'importante è essere veramente cristallini, essere veramente l'obiettivo, che è passare bene quelli che sono fuori, non preservare il sistema perché io possa preservare. E questo è il motivo per cui tutti vanno sempre sulla legge elettorale, perché la legge elettorale, secondo di come è la società in quel momento, ti permette di decidere, di pensare, di sapere come andranno a votare, come andranno nelle urne, e quindi di decidere come fare il sistema per cui mi eleggono a me. Allora, già pensare di fare una legge elettorale pensando che la faccio per me, secondo me sei già fuori di testa, perché in realtà può succedere poi che vada a governo qualcun altro. Per esempio, pensando che ho valutato di fuori dopo, invece hanno esattamente deciso che la vittoria sarà in mano a 5 Stelle, perché abbiamo sempre visto dappertutto che se il movimento va a ballottaggio vince. E quindi sono andate nel panico. Ma perché? Ma perché la legge elettorale non la puoi fare perché vince? La legge elettorale va fatta perché deve essere democraticamente imparziale quello che esce, cioè devono essere rappresentate le persone che vanno a votare, non deve essere rappresentato il potere che vuoi portare. Allora, le istituzioni non le possiamo vivere come la nostra che dobbiamo decidere noi, ci entriamo e poi ci stiamo dentro e non andiamo più via, e il potere è mio e basta, faccio quello che dico io. Le istituzioni sono una cosa di tutti, per questo è una costituzione importante, perché definisce l'istituzione che è una cosa di tutti, cioè basta pensare che le istituzioni non sono di nessuno. Le istituzioni siamo anche noi. Cioè, noi perché ancora distribuiamo soldi allo Stato? Ma pensate quanto ci farete guadagnare in fatto di voti, in fatto che noi pensi di restituire al fondo delle piccole e delle imprese quindi allo Stato, di andare in giro e dare soldi a destra manca, agli ospedali, ma a terremoto, questo mese diamo 2 milioni di euro che stiamo prendendo lo stipendio. Ma noi restituiamo allo Stato, perché lo Stato ancora ci crediamo. E perché i soldi che noi restituiamo non sono vostri. Ognuno li usa come vuole, ma non sono nostri, sono stati dello Stato.
che non devono servire a noi per avere i voti o crediti per il futuro, a guarda come sono belli tutti di questi, no, questi sono i soldi dello Stato, ma è un esempio perché capiamo bene che non cambia il bilancio dello Stato, lo dico da una che sta in grande, cioè quello che noi studiamo è una cifra grande, perché sono cifre grandi, ma rispetto al bilancio dello Stato sono piccole, ma è un esempio. È un esempio che si cerca di dare sia dentro le istituzioni ma anche fuori. Perché anche fuori, e qui non mi fa molto triste, scusate, io sono il mio life motive è mai la gioia, perché è cioè, se voi ci pensate, uno che vade nel suo piccolo, quando sarà là, che cosa farà? Cercherà di tascarsi il più possibile, non cambia. Cioè, solo che là ha miliardi, nel suo piccolo la farà un po' meno, ma è ragionamento lo stesso. Allora, se non è uno di noi che cambia, cioè noi possiamo fare quello che volete, ma se i cittadini e le persone non cambiano, non ritornano, un minimo anche solo davvero comunità, del potersi aiutare, l'onestà. L'onestà, questo pensiero che, cioè questa cosa che sento io, che cos'è? Vado a fare a prendere il caffè, lo pago, mi faccio dare il suo trigo, se il trigo non me lo vuol dare, ma non perché sono stronto. Ma perché è giusto che io faccia lo scontrino? Sarebbe giusto che lo Stato non facesse pagare il 50% di tasse? Ed è questo il motivo per cui entriamo nel sistema. E siamo d'accordo tutti. Però è inutile che le società quando fanno la dichiarazione cercano di, non so, danno 300.000 euro alle società calcistiche perché così gliene danno 100.000 euro. Allora, quando sarai delle istituzioni non cercherai di fare. Quando dai una palla a qualcuno cercherai di passare con i soldi. Cioè, l'onestà è questa, è cercare di non fare più solo di quello che interessa alla tua fessina, ma di tornare all'interesse di tutti, tornare veramente in minimo comunità. E questa credo sia l'unica cosa positiva che ci può dare la crisi. Ritornare al minimo, non avversi bene, però gli italiani eravamo, non morte tua vita nera. Eravamo, se tu ti danno mai fatto che mangiare, io anche se ho solo per di destra non mi vive, questo eravamo. Abbiamo creato dei mostri. Allora, bisogna che ricominciare a credere nelle istituzioni, lavorarci dentro, come, cioè, come un buon padre di famiglia, senza che pensi di rubare la tua famiglia. Lo Stato è la nostra famiglia. Allora, questo è uno sforzo. Io prendo sempre un esempio perché la coerenza si fa di cosa. Spaventosa e non transito, lei è libera dentro. Poi alla fine prese una. Comunque, volevo farvi soltanto capire, visto che ci dicono il popolo del no, il no lo diciamo, il no vuole detto così della maggioranza in testa. Abbiamo fatto delle proposte durante questa riforma elettorale costituzionale. Abbiamo chiesto il dimezzamento del numero dei parlamentari, ci hanno risposto no. Abbiamo chiesto il dimezzamento dell'indennità degli stipendi, ci hanno risposto no. Abbiamo chiesto l'eliminazione dell'immunità dei parlamentari, ci hanno detto no. Abbiamo chiesto allora l'elezione diretta del Senato, e hanno chiesto, hanno detto no. Abbiamo chiesto, aboliamo i vitalizi, ci hanno detto no. Abbiamo chiesto, dopo in discussione, deve essere iniziativa popolare, ci hanno detto di no, ma a quel punto è quello, ma facciamo una cosa, apportiamo il Senato, e cosa ne fai? Ci hanno detto no. E allora, per questi e tanti altri motivi, forse il caso che noi diciamo questa volta no, allora ne rimettiamo in cosa dopo. Buonasera a tutti, sono Massimo Pino. Volevo porre l'attenzione sulle elezioni generali, le elezioni che ora ci riguardano con questa diciamo, chiamata alle urne del futuro elettorale, che è la base attiva di chi vuole, no? L'elettorato attivo, la base di chi vuole, nella quale sono compresi gli italiani all'estero. Allora, secondo me questo potrebbe essere un elemento di intervento, diciamo anche dal Movimento 5 Stelle, perché questi 4 milioni di italiani all'estero, se andiamo a vedere, sono
una minima parte sono realmente italiani, diciamo, che svolgono la loro attività all'estero, che stanno, ma ci sono spesso italiani di terza, quarta generazione che non hanno più niente di italiano, che non ha senso secondo me che ancora abbiano un diritto di voto per poter determinare quello che succede in Italia. Comunque, detto questo, è importante questo perché abbiamo visto che nelle elezioni del 2013 è stato determinante il voto degli italiani all'estero, perché senza il voto degli italiani all'estero il Movimento 5 Stelle avrebbe avuto non solo la maggioranza degli elettori in Italia, che ha avuto, ma avrebbe avuto la totale maggioranza, avrebbe vinto le elezioni davvero se non ci fosse stato il voto degli italiani all'estero. Allora, questa cosa del voto degli italiani all'estero è una cosa che, diciamo, ci gioca molto a favore della casta dei politici, e non a caso se la coltivano, e diciamo le comunità degli italiani all'estero sono organizzate in un modo, diciamo, clientelare, diciamo, gestite con favori, eccetera, e dare, diciamo, spazio. Questa cosa vuol dire comunque dare spazio a chi al potere, al governo d'Italia, quindi dare un asso della manica a chi ha il governo e dare il voto agli italiani all'estero. Comunque, detto questo, c'è un problema di, comunque, visto che comunque votano, c'è sempre il problema di informarli adeguatamente, e non a caso Renzi cosa ha fatto? Ha sfruttato il suo potere perché manda questa lettera a tutti gli italiani all'estero per convincerli a votare sì. Allora, mia domanda è: perché lo facciamo, si sta facendo, mi pare, quindi, non so, una battaglia più forte su queste cose della lettera andata all'estero e sul fatto che non sia stato dato parità di accesso alle diciamo, no, rispetto alla, perché da quello che risulta l'indirizzare degli italiani all'estero è stato gestito solo dal governo, e il comitato per il no che ha chiesto accesso all'indirizzario è stato rifiutato. Questo secondo me andrebbe ribattuto giorno dopo giorno come elemento cruciale, e rivendicato che abbiamo diritto all'accesso a questo indirizzario per informare adeguatamente gli utenti italiani all'estero, visto che è un voto che sarà cruciale per il risultato del referendum. Penso che sì, la domanda sia dato per l'interazione, se quindi un lavoratore al Senato di Scarafaggini, posso aggiungere la mia personale esperienza, perché il movimento so che sta facendo comunque attività all'estero, ho portato una collega a Bruxelles di Mario, che era lì per fare un evento per gli italiani, che so che il giorno dopo era a Parigi, quindi diciamo, però con le solite modalità come fanno bene, se non fanno tanta famiglia. Sì, allora, da questo punto di vista gli italiani all'estero sono una realtà piuttosto complessa. È vero che ci sono degli italiani che sono presenti da molte generazioni, però la maggior parte sono quelli che poi vanno realmente a votare, anche perché la partecipazione al voto è piuttosto bassa. In alcuni stati addirittura arriva al 15% degli aventi diritto tra gli italiani all'estero. Ci sono quindi un'immigrazione di generazione più recente, lì abbiamo una presenza 5 Stelle, tant'è che anche nei coordinamenti all'estero abbiamo avuto i nostri candidati. Per esempio, proprio qualche settimana fa sono venuti a trovarci gli attivisti degli Stati Uniti, tra cui Simone Lolli, che è stato anche lui candidato, ed è uno di quei 5 Stelle che ci fa onore anche negli Stati Uniti perché lavora alla NASA. E per intenderci, quello che Beppe Grillo, quando criticavano le persone che noi avevamo candidato, diceva: il più stupido tra noi lavora alla NASA, ed è questo Simone Lolli. Noi ci stiamo muovendo sulla comunità all'estero anche per sensibilizzare. È però vero che c'è un problema in quelle che sono le reti che si occupano dell'organizzazione all'estero, che sono fondamentalmente due organismi, che sono il Consiglio Generale degli Italiani all'estero e il Comites. Ed effettivamente i Comites dovrebbero fornire gli elenchi a tutte le persone che ne fanno richiesta, a forze politiche, logicamente motivando, come in questo caso, per il referendum.
ci sono dei problemi perché non abbiamo una rappresentanza interna ai comites, perché ci sono state appunto delle problematiche perché sono organismi comunque considerati spesso gestiti con un'ottica spartitoria. Quindi è logico che adesso queste persone fanno resistenza, anche perché all'estero ci sono anche i nostri ragazzi 5 Stelle, però ci sono anche i patronati che gestiscono un ampio potere e poi tutta una serie di associazioni spesso finanziate dal governo. Quindi nel senso il giro poi si chiude e logicamente loro le finanziano proprio in vista delle questioni elettorali. Quindi ora noi ci stiamo muovendo anche con degli hangout proprio per riuscire a raggiungere l'Italia all'estero, anche perché non è possibile fare un lavoro e diciamo, una presenza capillare su tutto il territorio mondiale, anche perché diciamo che c'è un problema di fondo. Quando fu fatta questa riforma per dare il voto agli italiani all'estero, sono state fatte delle circoscrizioni elettorali davvero immense, che comprendono l'Asia, l'Africa, tutto il Nord America. Anche per gli stessi senatori e deputati eletti all'estero è difficile riuscire a coprire tutto il territorio. Tecnicamente sono anch'io dell'idea che anche questo fatto della lettera sia assolutamente improprio, e su questo però sull'aspetto politico sono le nostre portavoce a dover rispondere. Brutto. Grazie. Come giustamente ricordava lui, comunque alcuni deputati che si sono anche europei sono comunque in giro in tutto il mondo, anche se non è Mosca, addirittura ovunque per questo voto degli italiani all'estero. Poi però dovete pensare che aveva un senso quando nacque il voto degli italiani all'estero, perché lo fece, perché è un grande senso. Allora lì sarebbe stata tutta una discussione politica sul fatto di tenere o no, ma non era una cosa da fare, secondo me, non mai parlato nello specifico, secondo me non è una cosa che può fare una propria politica, è uno di quegli argomenti che dovrebbe essere trattato in modo asettico e apolitico, perché comunque comprende 4 milioni di persone, cioè non è che stiamo parlando di Bardino, e quindi sinceramente io credo che bisogna andarci molto a campo. Effettivamente ci sono dei problemi, perché non sono vibrate, perché la legge dei buchi, cioè ci sono tutta una serie di problematiche, qualcuno ha ricevuto due schede, qualcuno non si sa se la rimane dentro non votata, e quindi la riceve mentre la croce. Cioè, sicuramente ci sono tutta una serie di problematiche legate al voto all'estero che vanno riviste. Però pensare che in argomento sia un argomento difficile da affrontare, non so, penso, di merito. Sì, sarebbe da aprire veramente il dibattito, partendo dal punto di vista che il diritto di voto è stato santo. Se prendiamo questo filo che ci dovrebbe portare, il diritto di voto è stato santo. Poi, se all'esterno la manipolazione del voto è pressante, non è il problema del diritto al voto, è il problema di chi manipola. Quindi, se si parla dei principi dei diritti, anzi, oltretutto dobbiamo sempre ricordarci che in questo periodo 100.000 persone all'anno se ne vanno dall'Italia, è un movimento aperto, quindi sempre più se ne vanno all'estero. E togliere il diritto di potersi esprimere, partendo dalla Costituzione, io saprei già da che parte i comitati. Il problema qua è che se ci sono i comitati da fare, i comitati fuori, abbiamo visto che questo manda le letterine dicendo di votare sì, e non è un diritto che va tolto, perché mi ha capito il presidente del Consiglio che abbiamo adesso. Poi, però è una mia opinione. La maggior parte degli italiani di seconda e terza generazione non sanno cosa è votare, perché le notizie, non, a meno che non veda Rai News International, che voglio dire, cioè, come si forma, non lo sanno, sanno come si forma. Io ho tre fratelli, due sorelle e un fratello, quindi non sono di terza generazione,
sono di prima generazione. Non sanno quello che sta succedendo. Non lo sanno perché quelle domande che mi fanno. Ma sei scemo? Cioè, è così, e sono persone intelligenti, persone preparate, che vivono con una mentalità diversa. Sicuramente è un discorso che meriterebbe un dibattito, possono, sì, meriterebbe un dibattito a sé stante approfondito, anche perché credo che il discorso sia legato anche a come in parte il dibattito che c'è già stato questo momento su questo, da come lo Stato italiano considera lo Stato sul cittadino italiano, no? Cioè, siccome la cittadinanza è legata a un al fattore di sangue, no? Come si dice, e non al fattore di residenza, cioè il dibattito che quindi diciamo ovviamente che il cittadino naturalmente deve avere il diritto di poter votare, quindi diciamo si collega con il dibattito lì, ma francamente è una parentesi che richiede secondo me un momento di discussione che forse non sia neanche legato al referendum, è veramente troppo complessa. D'altra parte sono diritti che nascevano in un periodo in cui l'Italia non erano centinaia di migliaia, erano milioni che andavano via dall'Italia. Quindi forse nel senso c'era che lo Stato che diceva ai suoi figli: guarda, io non ti posso dare da mangiare, vai pure, sappi che quando i tuoi figli vorranno ritornare, per me saranno sempre gli esili. Era questo il discorso che faceva. Era questo il discorso che faceva. Sì. No, era questo, diciamo, il principio. Quindi, diciamo, mettere in discussione questa è sicuramente una cosa che andrà fatta, e mi auguro che poi non sia arrivata questo genere. La domanda è una scelta, ma pensare un problema, diciamo, che è un momento specifico. Diciamo che al momento ne abbiamo già svariati. Sì, ma è una cosa. E avendo 5 stelle non potrebbe mai reiterarsi. No, ma questa è una vista di opportunità istituzionale, questa siamo stati un livello. Speriamo. Diciamo che non quello che possiamo già dire che stasera, forse anche da tutto il dibattito che c'è nel paese finalmente su questo referendum, una cosa positiva questo referendum ha portato, che forse ci rende un pochino più chiare quando sono le forze in campo in questo momento, quando noi 10 anni fa si cominciava a dire non è questione di destra o sinistra. Non è più questione di socialismo e di libero mercato, perché che la sinistra non c'è, lo vediamo, non c'è neanche la destra, che il socialismo non c'è più, lo vediamo, ma non c'è neanche il libero mercato. Quali le forze che sono in gioco? E forse questo referendum della Resilienza Unita che era già di tutti, è più democrazia o meno democrazia? Cioè le cose da adesso, le due forze che si contendono in campo sono queste, cioè si vuole allontanare potere decisionale dei cittadini è portato in mano di poche persone, quindi di un'elite, per carità, magari anche con capacità, non voglio dire che siano necessariamente cattivi, no? Però è questa la filosofia di discussione in questo momento, è questa, non più destra, sinistra, capitalismo, socialismo, cioè è un'altra cosa. Oggi quello di cui si discute nel mondo è questa cosa qua. Cioè allontaniamo il potere dalle mani dei cittadini per portarlo in poche elite che magari super competenti, non voglio dire che siano necessariamente cattivi, oppure viceversa lo avviciniamo ai cittadini e lo diamo sempre a più persone. Cioè sono queste secondo me le visioni che emergono anche dal dibattito di oggi, così come il dibattito che sono in questo momento del paese. Quindi se siete d'accordo io vi darei qua anche e ringraziamo. Volevo sapere come mai c'è un'ingerenza militare in questa ingerenza americana. Cioè il presidente americano, cioè il presidente, si è promesso per dare un appoggio al presidente Renzi e Renzi, quando in America non si è stata minimamente, ha toccato la costituzione di Arma. Vogliamo andare a rivocare la nostra ricerca, sappiamo dove è partito, quindi sarebbe opportuno capire. Qualcuno mi ha fatto questa domanda, io non so, neanche da dove partire, come sarebbe per rispondere a questa domanda. Grazie. Grazie. Lo sforzo principale di Enzo,
purtroppo è stato truffato, Hillary Clinton non ce l'ha fatta, ma perché Obama voleva così con una fermezza che la Costituzione italiana fosse stravolta, ma perché in questo momento ci sono degli accordi extra europei, cioè il TTIP nell'elemento 1, che non è altro che uno scambio economico tra due potenti, Europa e America. Chiaro che se noi abbiamo una costruzione fragile, debole, che può essere manipolata da solamente da un governo italiano, ma addirittura da quello che è un Consiglio d'Europa, noi capiamo benissimo che possono fare molto velocemente i loro accordi. Cioè questa cosa che prevedeva avere solo che gli svantaggi a esportare i prodotti nazionali, e importeremo della grandissima merda dell'America con all'interno alimenti che in questo momento noi non produciamo, non vogliamo evitare, che non vogliamo l'OGM, quindi di 7 di maggio altre 12 centimetri di latte da cremaggio che ci costeranno 2 euro, magari ci caspita. La carina è vicina a questi costa 10 euro, una bistecca del Montana che è 3 euro, che è una bistecca montana, peccato che prodotta con OGM, con allevamenti sfruttati a caso, con quelli che non sono assolutamente i sistemi di tutela della salute rispettati, e noi non abbiamo solamente che la terra. Chiaro che un'altra cosa, il sistema, per come è stato cercato di spiegare prima, non so se è passato o passato, non è Renzi che vuole la Costituzione stavolta, sono poteri che vanno al di là di un campo. Allora, quali sono questi poteri? Chi è che muove l'economia nel mondo? Se io mi rendo conto che l'economia che non è neanche più l'economia reale, non sono neanche le cose, ma sono i clic che si fanno all'interno di un computer. Se questa cosa la vuole qualcuno che ha fatto sì che già oggi ci fosse e ci sia una forbice enorme, per esempio, tra l'altissimo stato di povertà in crescendo e cioè la, sì, più si diventa povero e più poca pressione dietro lì, cioè questa forbice sta aumentando in modo vertiginoso. E che cosa vuol dire questo? Una cosa solamente: non c'è un'equa a disposizione di quelle che sono le risorse economiche, di tutto, non c'è un'equa redistribuzione. Quindi si accentra molto sulle mani di pochi e si toglie alle mani di tutti gli altri il potere, soprattutto il potere decisionale. Quindi Obama, che fa parte di un sistema, perché nessuno mette un presidente della Repubblica se non si può avere i famosi coloro che lo scrivono, è chiaro che va proprio a vantaggio che la nostra Costituzione fosse fragile, debole, manipolata, ma non da Renzi, dei poteri economici extranazionali. È andata male. Io ho avuto un cornice quel giorno di qualità, ma ho visto che la Clinton non è passata e cioè, poi non so come andrà in America, non mi interessa, l'altro non conosco, non ho nessun tipo di giudizio, neanche e guarda cattivo, posso avere il mio al tempo. Il fatto è che ci sono delle potenze massoniche, che non sono legate a un paese, ma sono intrecciate. Invito tutti quanti a leggere un libro che si chiama Massoni, di Gioele come? Magari. Un massone che ha scritto per vivere in segno quello che succede nel mondo. Se voi leggete questo libro, che ho molto così, l'abbiamo anche avuto a Massa l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo, lui ci ha spiegato per vivere in segno come vengono gli scambi internazionali, ma da sempre. Sciascia diceva, le decisioni non avevano mai prese, ma avevano sempre prese altrove. Anche questa è stata presa altrove. Da chi avrei piacere di saperlo, ma sono persone pochissime che decidono come devono andare i mercati finanziari economici mondiali. Tutto qua. Queste persone sono quello vicino, poi per noi, poi ci fanno credere che saremo, diventeremo smart, diventeremo figli, diventeremo ricchi, belli e diventeremo ogni giorno che saremo una battaglia. Ma alla fine questo è scelto da pochissime persone. E l'America e l'Italia hanno degli accordi di questo tipo. Quando dicevo che Napolitano fare un nuovo ordine mondiale, non è che saltano poi così queste parole, mi ha fatto a me personalmente che riferimento a chi si alle politiche contemporanee, allora, dello Stato americano, per quello che erano già i dettagli politici che devono essere fatti in Europa. Tutto tutto. Si chiama Massoneria. Però, io allora, io le
da sempre. La domanda al pubblico da casa, però cioè, no, no, se nascondi. Sì, ma è quello lì, mi sa.